proprio perché sono così triste. Mi stanca. Anche voi dite che vi stanca? Ma come l'abbia presa, trovata, assorbita? Di dove venga? Di che è fatta questa tristezza? Valla a sapere. Mi pesa al punto che stento a riconoscere me stesso. La tua mente è in balia del mare. Là dove le tue navi ragusee, con vele maestose, come signori e ricchi borghesi dei flutti, o come carri trionfali dell'oceano, sovrastano i piccoli trafficanti, che si sprofondano e inchinano, quando quelle gli volano accanto con le ali intessute. Credimi, se io avessi in balia del mare i tuoi investimenti, quasi tutti i miei pensieri seguirebbero là le mie speranze. Io starei sempre a strappar l'erba per vedere dove spira il vento, a scrutare sulle carte porti, moli, rade. Certo, tutto ciò che potesse far temere per i miei investimenti mi renderebbe triste. Il soffio con cui raffreddo il brodo mi farebbe salire la febbre al pensiero del danno che può arrecare in mare un vento troppo forte. Andando in chiesa e vedendo il sacro edificio di pietra, non penserei subito alle rocce minacciose che solo sfiorando il fianco del mio vascello ne spargerebbero tutte le spezie sull'acqua, ammantando con le mie sete le onde tumultuose. In una parola, adesso valgo tanto e di colpo più nulla. Potrò pensare a questo e non pensare che un simile accaduto mi renderebbe triste. Non dirlo a me. Io so che Antonio è triste perché pensa alle sue mercanzie. No, credimi. Io ringrazio la fortuna. I miei investimenti non sono affidati a una sola nave o a un solo approdo. Né tutti i miei affari dipendono dalla fortuna di quest'anno. Non sono le mercanzie a rendermi triste. Allora sei innamorato. Ma va. Neanche innamorato. Beh, diciamo allora che sei triste per mancanza d'allegria. Ma se ti mettessi a ridere e saltare, si potrebbe dire ugualmente che sei allegro per mancanza di tristezza. Ma ecco Bassanio, il tuo nobile parente, con Lorenzo, Graziano. Beh, addio. Ora ti lasciamo in migliore compagnia. Sarei rimasto io per farti tornare il buon umore, se non mi prevenissero più degni amici. La tua cortesia l'ho in gran conto. Ma diciamo che i tuoi affari ti reclamano e cogli al volo l'occasione per andartene. Buongiorno, cari signori. Cari signori, quando staremo assieme in allegria, eh? Quando? Diventate come degli estranei, è mai possibile? Siamo sempre al vostro servizio. Nobile Bassanio, visto che hai trovato Antonio, noi due ti lasciamo. Ma all'ora di cena ricordati dove abbiamo appuntamento. Non mancherò. Hai un brutto aspetto, signor Antonio. Dai troppa importanza alle cose del mondo. Chi ci si affanna troppo le perde, credimi. Sei straordinariamente cambiato. Il mondo. Lo considero quello che è, Graziano. Un palcoscenico dove ognuno deve recitare la sua parte. La mia è triste. E allora la mia sia quella del buffone. Meglio che le risate mi procurino le rughe e il mio fegato si riscaldi per troppo vino, piuttosto che il mio cuore si raffreddi a forza di mortiferi lamenti. Perché un uomo che ha dentro sangue caldo dovrebbe starsene come la statua di suo nonno, scolpito in alabastro, dormire se è sveglio e farsi venire l'itterizia per la tetraggine. Ti assicuro, Antonio, perché ti amo e a parlare mi amore, ci sono certi uomini a cui il volto si appanna e vela come acqua stagnante e che mantengono un rigoroso silenzio per crearsi fama di saggezza, gravità e profonda comprensione, come per dire: io sono l'oracolo e quando apro bocca fate tacere i cani. Oh mio Antonio, ne conosco che sono reputati saggi solo perché non dicono mai niente. E sono sicuro che se poi parlassero farebbero quasi impazzire chi ascolta. Te ne dirò di più un'altra volta.
Ma non pescare con l'esca della malinconia lo stupido pesce d'una simile fama. Andiamo, buon Lorenzo. Per ora addio. La predica la finirò dopo la cena. Beh, ti lasciamo fino a quel momento. Io devo essere uno di quei saggi che non parlano mai. Perché Graziano non mi lascia mai aprir bocca. Se mi compagni ancora per 2 anni e scorderai il suono della tua voce. Addio. Diventerò loquace. Tanto per chiacchierare. Grazie. Grazie davvero. Il silenzio è pregiato solo nella lingua salmistrata e in una donna che non la dà più. Dice mai qualcosa costui? Graziano dice un'infinità di nulla. Più di ogni uomo a Venezia. Le sue ragioni sono come 2 chicchi di grano sepolti in 2 staia di pula. Ci metterai tutto il giorno per trovarli e quando li hai trovati non valgono la fatica che hai fatto. Allora? Dimmi. Chi è la signora? Cui hai promesso questo pellegrinaggio segreto. Oggi hai promesso di parlarmi di lei. Tu non ignori, Antonio, quanto io abbia dissestato il mio patrimonio, sfoggiando un tenore di vita parecchio più fastoso di quanto non mi consentono i miei pochi mezzi. E né adesso io mi lamento di dover ridurre questo stile principesco. Ma soprattutto mi preme liberarmi dai grossi debiti in cui con la mia vita un po' troppo dispendiosa mi sono cacciato. A te, Antonio, io devo molto. In soldi e amore. Ed è il tuo amore che mi autorizza a rivelarti i miei propositi per venir fuori da tutti questi debiti. Mio caro Bassanio, ti prego, apriti con me. E se la cosa, come sempre il tuo stile, è onorevole, sta sicuro che la mia borsa, la mia persona, i miei mezzi sono tutti a disposizione dei tuoi bisogni. Quando andavo a scuola, se perdevo una freccia, ne scoccavo più attento un'altra di egual portata e nella stessa direzione per ritrovare la prima. E così, rischiandone 2, spesso le ritrovavo entrambe. Uso questo esempio puerile perché quello che sto per dirti è altrettanto ingenuo. Ti devo molto. E da giovane ostinato ho perso tutto quello che ti devo. Ma se tu vorrai scoccare un'altra freccia nella stessa direzione della prima e guardando bene il bersaglio, non dubito di poterle ritrovare tutte e 2. O di recuperare almeno la seconda e restarti grato debitore della prima. Ma mi conosci bene, no? E perdi solo il tempo a girare con tante parole attorno al mio amore. E certamente mi fai molto più torto dubitando che io non faccia l'impossibile che se tu scialacquassi ogni mio avere. Perciò basta, dimmi il da farsi. Quel che secondo te io devo fare. Io sono pronto. Avanti, parla. A Belmonte vive una ricca ereditiera. Bella, ma quel che è ancora più bello, di nobile virtù. Dai suoi occhi in passato ho ricevuto dolci e muti messaggi. Si chiama Porzia, in nulla inferiore alla Porzia di Bruto, figlia di Catone. E il vasto mondo non ignora i suoi meriti, perché da ogni terra i 4 venti portano corteggiatori illustri. I suoi ricci solari le cadono sulle tempie come un vello d'oro, che rende Belmonte una spiaggia di colcole. Molti gesoni vi giungono alla conquista. Antonio mio, se solo avessi i mezzi per poter competere con loro, l'animo mi presagisce un tale successo che senza dubbio coglierei la fortuna. Tu sai che tutti i miei averi sono in mare, che io non ho soldi né merci per mettere insieme una somma in contanti. Va perciò a provare a Venezia quanto puoi ottenere sul mio credito. Gli sarà dato fondo per permetterti di andare a Belmonte. Dalla bella Porzia
Tu vai a informarti. Lo farò anch'io. Dove c'è denaro? E lo avremo. In ogni modo, sul credito, sull'amicizia di cui godo. Signore, sul mio onore, Nerissa, il mio piccolo corpo è stanco di questo grande mondo. Sarebbe il caso, dolce signora, se le vostre disgrazie fossero numerose come le vostre fortune. Ma a quanto vedo, si ammalano sia quelli che mangiano troppo, sia quelli che muoiono di fame. Non è perciò mediocre felicità stare nel mezzo. Il superfluo fa venire i capelli bianchi prima del tempo, mentre il necessario fa vivere più a lungo. Buone massime e ben dette. Sarebbero migliori se fossero più seguite. Se pare fosse facile quanto sapere ciò che va fatto, le cappelle sarebbero chiese, i tuguri, i palazzi principeschi. A me sarebbe facile insegnare a 20 persone quello che è bene fare, ma se fossi una di quelle 20 non so se riuscirei a mettere in pratica i miei insegnamenti. Il cervello può escogitare leggi per il sangue, ma un temperamento ardente scavalca il freddo decreto. E la follia della gioventù schizza via come una lepre dalle reti del buon consiglio zoppo. Ma questo modo di ragionare non mi aiuta a scegliermi un marito. Bella parola, scegliermi. Non posso né scegliere chi voglio né rifiutare chi detesto. E così la volontà di una figlia viva è schiacciata dalla volontà di un padre morto. Non è duro, Nerissa, che io non possa né scegliere qualcuno né rifiutarlo. Vostro padre fu sempre virtuoso e i santi in punto di morte hanno l'ispirazione. Perciò la lotteria di questi tre scrigni d'oro, d'argento e di piombo, secondo cui chi sceglie come intendeva lui, li sceglie sul serio, sarà vinta senza dubbio da uno che vi amerà veramente e che anche voi amerete. Ma siete attratta da qualcuno di questi principeschi pretendenti già arrivati? Ridimmi i loro nomi. Man mano che li nomini io li descriverò e dalla mia descrizione tu indovina la mia inclinazione. Primo il principe napoletano. Uno zotico, non fa che parlare del suo cavallo, crede gran aggiunta le sue qualità saperlo ferrare da sé. Ho paura che la signora sua madre abbia avuto una tresca con un maniscalco. Poi c'è il marchese spagnolo. Non fa che aggrottare le ciglia come per dire se non mi vuoi affari tuoi. Ascolta storie buffe e non ride. Da vecchio diventerà una lagna di filosofo, se da giovane tutto ci piglio in serietà. Preferirei sposare una testa da morto con un osso in bocca piuttosto che quei due. Dio me ne liberi. E a Falconbridge? Il giovane barone inglese, cosa direi? Sai che non posso dirgli nulla, tanto lui non capisce me né io lui. Non sa una parola né di francese, né di latino, né di italiano. E se il mio inglese non vale due soldi, puoi giurarlo anche in tribunale. Ha un bel aspetto. Ma come si fa a parlare a gesti senza parole? Che si fa? La pantomima. E vi piace il giovane nipote del duca di Sassonia? Per niente, al mattino quando è sobrio. E ancor meno la sera quando è ubriaco. Al suo meglio è un po' peggio di un uomo e al suo peggio è un po' meglio di una bestia. E nel peggio del peggio che mi possa capitare, spero proprio di liberarmene. Niente paura, signora, che vi tocchi sposare uno di questi gentiluomini. Mi hanno comunicato la loro decisione, che è di tornarsene a casa e di non seccarvi più con la loro corte. A meno che non vi si possa sposare con qualche altro mezzo, diverso dagli scrigni imposti da vostro padre. Vivessi tanto quanto la Sibilla, morirò casta come Diana se non mi conquistano nel modo voluto da mio padre. E prego Dio che gli conceda buon viaggio. Vi ricordate, signora, al tempo di vostro padre, un veneziano? Uomo di studi, soldato, venne qui in compagnia del marchese di Monferrato. Sì, certo, Bassanio. Credo si chiamasse così. Proprio lui, signora. Di tutti gli uomini su cui ho posato gli occhi, fuggevolmente, era quello che mi sembrava più degno di una bella signora. Lo ricordo bene. E lo ricordo degno della tua lode. Ebbene, che notizie?
I quattro stranieri chiedono di voi per prendere congedo. E c'è l'araldo di un quinto, il principe del Marocco, ad annunciare che il suo signore sarà qui stasera. Sarei contenta se potessi dargli il benvenuto con la stessa gioia con cui do l'addio agli altri. Andiamo, Nerissa, tu facci strada. Mentre un pretendente chiudiamo il portone, un altro è già nell'androne. Sì, signore, per 3 mesi. Per 3 mesi? Sì. Per i quali, come vi dicevo, si obbligherà Antonio. Si obbligherà. Sì. Potete aiutarmi? Allora, Shylock. Posso sapere la vostra risposta? 3.000 ducati per 3 mesi e l'obbligo di Antonio. Cosa rispondete allora? Antonio è buono. Avete udito qualcosa in contrario? Oh, no, no. No, no, no. Dicendo che è buono, intendo solo che è solido. Tuttavia i suoi beni sono aleatori. Ha una nave in rotta per Tripoli e un'altra per le Indie. Inoltre ho sentito riatto che la terza l'ha al Messico, una quarta diretta in Inghilterra ed altri investimenti li ha sparsi per il mondo. Ma le navi non sono che tavole. I marinai non sono altro che uomini. E ci sono topi di terra e topi d'acqua, ladri di terra e ladri di mare. Voglio dire pirati. Poi c'è il pericolo dei flutti, dei venti, delle rocce. L'uomo è comunque solido. 3.000 ducati, credo di poter accettare la sua firma. Potete star sicuro. Me ne assicurerò. E per assicurarmene ci penserò su. Posso parlare con Antonio? Se volete venire a cena con noi. Sì. Per sentir puzza di porco e mangiare di quell'animale in cui il vostro profeta, il Nazareno, ha fatto entrare coi suoi esorcismi il diavolo. Comprerò e venderò con voi. Camminerò, parlerò con voi e così via. Ma non mangerò, non berrò e non pregherò con voi. Che notizie, Arialto? Chi viene? È il signor Antonio. Come somiglia un pubblicano dei capiedi. Lo odio perché è cristiano. Più ancora perché nel suo umile candore presta denaro gratis e qui a Venezia fa scendere il tasso di interesse. Se lo becco una volta sbilanciato, sfogherò il vecchio rancore che gli porto. Odia il nostro santo popolo. E inveisce proprio dove si raccolgono i mercanti contro di me, i miei affari, il mio giusto profitto, che lui chiama usura. Maledetta la mia tribù se gli perdono. Mi ascoltate, Shylock? Sto calcolando di quanto posso disporre e a occhio, così a memoria, non posso mettere subito assieme tutta la somma di 3.000 ducati. Ma cosa importa? Tubal, un ricco ebreo della mia tribù, me li procurerà. Un momento però, per quanti mesi li volete? Salute a voi, signore. Si parlava proprio di vostra signoria. Shylock, benché io non prenda prestito né presti a interesse, pure per venire incontro ai pressanti bisogni del mio amico, farò uno strappo alla regola. È informato di quanto ti occorre? Sì, 3.000 ducati. E per 3 mesi? Dimenticavo, 3 mesi, l'avevate detto. Bene, allora l'obbligazione, vediamo. Ma sentite, non avete detto che non prendete a prestito né prestate a interesse? Mai avuta l'abitudine. Quando Giacobbe pascolava il gregge di suo zio Labano, dopo il santo Abramo, grazie a ciò che fece per lui,
la saggia madre, egli fu il terzo proprietario. Sì, fu il terzo. E che cosa c'entra? Prese interessi? No, non prese interessi. Non come voi dite, interessi diretti. Ecco che cosa fece Giacobbe. Quando ebbe stipulato con Labano che tutti i nuovi agnelli pezzati e vergati sarebbero stati il suo salario, alla fine d'autunno le pecore in calore si volsero i montoni. E mentre quei lanosi procreatori erano proprio nell'atto della monta, il furbo pastore pelò delle verghe verdi e mentre si compiva l'atto di natura, le piantò davanti alle pecore in calore, che concependo, nel momento di figliare, partorirono agnelli vergati. Tutti di Giacobbe. Era un modo di profittare, fu benedetto, e benedizione il profitto, se non è rubato. Ma fu un disegno di cui Giacobbe fu solo uno strumento. Una cosa che non era in suo potere provocare, ma diretta, governata dalla mano del cielo. È forse nella Bibbia per legittimare l'interesse? O il vostro oro e argento è come pecore e montoni? Non lo so. Io li faccio prolificare come quelli. Ma ascoltatemi, signore. Hai notato, Bassanio? Il diavolo sa citare la Bibbia quando gli conviene. Un'anima malvagia che offre testimonianza sacra è come un ribaldo dal volto sorridente o come una bella mela marcia dentro. Che bella apparenza all'impostura. 3.000 ducati sono una bella somma. 3 mesi su 12, vediamo l'interesse. Insomma, Shylock, mi saremo obbligati? Signor Antonio, più volte a rialto mi avete insultato per il mio denaro e i miei interessi. Io l'ho sempre sopportato, con una paziente alzata di spalle. La sopportazione è il marchio della nostra tribù. Mi chiamate miscredente, cane assassino, sputate sulla mia gabbana d'ebreo. È tutto per l'uso che faccio di quel che è mio. Ebbene, ora pare vi occorre il mio aiuto. Caspita, venite da me e mi dite: Shylock, vorremmo dei soldi. Tutto qui. Voi che mi avete scatarrato sulla barba, preso a calci come si scaccia dalla porta un cane randagio, e mi chiedete soldi. Che dovrei dire? Non dovrei rispondere: un cane ha forse soldi? È possibile che un cagnaccio abbia 3.000 ducati da prestare? O dovrei inchinarmi fino a terra e con voce di schiavo, col fiato sospeso, in umile sussurro, dirvi: mio buon signore, mercoledì scorso mi sputaste addosso, quel giorno mi prendeste a calci, quell'altro mi chiamaste cane, e per tutte queste cortesie vi presterò tutti questi bei soldi? Può darsi che ti chiami ancora così, che ti sputi e ti prenda ancora a calci. Se ci presterai questo denaro, non farlo come a degli amici. Quando mai l'amicizia ha preteso dall'amico il frutto del metallo sterile? Prestalo piuttosto a tuo nemico, che se manca l'impegno con miglior viso potrai esigere la penale. Ma guarda come vi infuriate. Io vorrei esservi amico, avere il vostro affetto, scordare gli affronti con cui mi avete imbrattato, sopperire ai vostri attuali bisogni, senza prendere un soldo di interesse per i miei soldi. E voi non mi ascoltate. L'offerta è buona. Sarebbe gran bontà. Vi farò questa bontà. Venite con me da un notaio. Firmatemi una semplice obbligazione. E così, per scherzo, se in tal giorno, in tal luogo, non mi restituite la somme dichiarate nei contratti, che la penale sia fissata esattamente in 1 libbra della vostra bella carne,
da prendersi e tagliarsi in una parte del vostro corpo che più mi aggrada. Bene. D'accordo, firmerò questo contratto. E dirò che nell'ebreo c'è gran bontà. No, non firmerai per me questo contratto. Preferisco restare nel bisogno. Non temere, amico, potrò farvi fronte. Fra due mesi, ossia un mese prima della scadenza, mi aspetto un guadagno 9 volte maggiore di questo impegno. Oh, padre Abramo, cosa sono questi cristiani? La durezza dei loro cuori li porta a sospettare delle intenzioni altrui. Ma ditemi, vi prego, se non rispettasse la scadenza, che ci guadagnerei a esigere la penale? Una libra di carne umana, levata da un uomo, non vale, ne rende tanto quanto una carne di montone, di capro, manzo. Ma è per conquistarmi il suo favore, dico, che gli faccio questa cortesia. Se accetta bene, se no tanti saluti. E vi prego, non maltrattatemi per il mio atto di bontà. Ma sì, Shylock, firmerò questo contratto. Allora andiamo subito dal notaio e fategli stilare questa buffa obbligazione. Io andrò diritto a procurarmi i soldi e a controllare la casa, che è affidata all'infida custodia di un servo sventato, e sarò subito da voi. Sbrigati, giudeo gentile. Non vi dispiaccia il mio colore, marchio ombreggiato del sole ardente, di cui sono vicino e prossimo parente. Portatemi qui l'essere più chiaro, nato a Settentrione, dove il fuoco di Febo appena sgela i ghiaccioli, e per il vostro amore incidiamo nella carne per vedere chi dei due abbia il sangue più rosso. Ti dico, signora, che questo mio aspetto ha atterrito i valorosi. Giuro sul mio amore che le vergini più illustri della mia terra l'hanno amato. Non cambierei il mio colore, graziosa regina, se non per rapire i tuoi pensieri. Per scegliere non posso seguire soltanto la guida attenta dei miei occhi di ragazza. Inoltre, il mio destino affidato alla sorte mi toglie il diritto ad una scelta volontaria. Ma se mio padre non mi avesse costretta e limitata, saggiamente, a darmi in moglie a chi mi vince nel modo che vi ho detto, voi, principe illustre, mi sareste gradito quanto ogni altro pretendente visto finora. Già per questo vi ringrazio. E vi prego, portatemi agli scrigni che tenti la mia sorte. Per questa scimitarra! Che trucidò il Sofì, è un principe di Persia che vinse 3 volte in campo il sultano Solimano. Reggerò lo sguardo agli occhi più truci, sfiderò chi abbia il cuore più ardito di questa terra, strapperò i cuccioli all'orsa che allatta, sì, sbeffeggerò il leone ruggente in vista della preda. Per vincerti, signora. Ma, ahimè, se Ercole e il suo paggio giocano ai dadi chi sia dei due il più forte, il colpo vincente può venire per caso dalla mano più debole. Così Alcide è vinto dal suo paggio. E anch'io, condotto dalla cieca fortuna, potrò mancare ciò che persona meno degna può conseguire e morirne di dolore. Dovete correre il rischio. O rinunciate, o giurate prima che se la scelta è sbagliata, non parlerete mai più di matrimonio a una signora, sappiatelo bene. Sarà così. Portatemi a tentare la sorte. Prima andiamo in chiesa. Dopo cena si deciderà la vostra sorte. I tuoi strali, fortuna,
mi rendano il più felice o il più disgraziato dei mortali. Ma sia, a sto sicuro, e a me coscienza mi aiuterà a scampare via da casa dell'ebreo me parò. E il diavolo mi sta di drio il cuore a tentarmi, e il me dice: Gobu, l'anciloto Gobu, buon l'anciloto, oppure buon l'anciloto Gobu, scampa, metti ai maniglia. Coscienza invece mi dice: no, sta attento onesto l'ancilotto, sta attento onesto Gobu, o come ho detto prima, onesto l'ancilotto Gobu, non scampare, non andare via, non date la gambe. Ma il diavolo, che ha più coraggio, mi dice: va via, dice il diavolo, per tutti i santi, dice il diavolo, fatti coraggio e scampa. Ma la mia coscienza mi prende per il collo del mio cuore e mi parla serio. Mio onesto amico l'ancilotto. Perché sono figlio da un uomo onesto, mi? No, anzi, meglio, di una donna onesta. Perché me pare, spussava un poco, tirava da qui a parte. Ma possiamo perdere. Ma badare a me coscienza, dovrei stare con l'ebreo me paron, che Dio me perdoni, è una specie di diavolo. E se scampo via dall'ebreo, dovrei badare al diavolo, che con tutto il rispetto è il diavolo in persona. Certo che l'ebreo è proprio il diavolo incornificato. E in coscienza, la mia coscienza è una coscienza bastarda a darmi a me il consiglio di stare con l'ebreo. Il diavolo mi dà un consiglio più d'amico? Diavolo! Sarò al tuo consiglio, scamparò via! Ma non giovane! Ave prego, qual è la strada per andare dal farone ebreo? Per tutti i santi del purgatorio! È il mio legittimo padre, che essendo più che cieco d'un occhio orbo patocco, non mi riconosce. Ma non giovane! Ave prego, qual è la strada per andare dal farone ebreo? Destra, al primo canton de angolo. Ma il canton de angolo subito dopo è a sinistra. Ma attento, sa, al canton de angolo subito dopo ancora, non girate da nessuna parte, ma andate giù in diritto fino alla casa dell'ebreo. Per tutti i santi di Dio sarà difficile trovare Maria Vergine. Potete dirmi se un certo l'ancilotto che stava a casa sua è ancora con lui? Oh no! Volete parlare del giovane Paron, l'ancilotto? Oh no, no, Paron, signor. Ma il figlio di un povero uomo, so pare che so mio. Va bene, che so pare sia quel che sia. Noi parliamo del giovane Paron, l'ancilotto. No, 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 Paron, signor, ma solo l'ancilotto. Paron, l'ancilotto! No, l'ancilotto, col vostro permesso. Paron, l'ancilotto! L'ancilotto! Ah, non parlate più del giovane Paron l'ancilotto, padre. Perché il giovane gentiluomo, a causa dei fatti e dei destini, di strani altri modi di dire, eccetera, eccetera, è proprio deceduto. Cosa? O come si diria in parole povere, se vuoi un cielo. Oh, Dio, ce ne scappi. Il ragazzo era il bastone della mia vecchiaia. Proprio il mio puntello! Gravaria non bastoni! Non parlo da fienile o non punteo! Non mi riconoscete, padre? Oh, signor, ditemi se il mio ragazzo è vivo o morto! Non mi riconoscete, padre? Ebbene, signor, sono armo patacco, non mi conosco mica! Manco se te cavessi gli occhi, non te me riconosceresti! Bravo quel padre che riconosce il suo figlio! Bene, vecchio! Ti darò notizie di tuo figlio. Datemi la vostra benedizione. La verità verrà alla luce. L'assassino non si può nascondere a lungo. Un figlio forse sì, ma a fine la verità venirà. Oh, Dio, mi prego, alzatemi. Sono sicuro che voi non siete il mio ragazzo, l'ancilotto. E basta qui scherzi.
Ministro Lancilotto, che era vostro ragazzo, che è vostro figlio e che sarà il vostro bambino. Non posso credere che voi siete mio figlio. E non so cosa credere a me, ma sono Lancilotto, servo dell'ebreo. E sono sicuro che Margherita, vostra moglie, è mia madre. Oh, si chiama proprio Margherita. Che mi venga un colpo se tu non sei Lancilotto. Oddio benedetto, che barba che ti è cresciuta. Hai più peli sul mento che il mio cavallo da tiro ha sulla coda. E ora vuol dire che la sua coda cresce all'incontrario. L'ultima volta che l'ho visto, gli aveva più peli sulla coda che mi sul mento. Oddio benedetto, come sei cambiato. Ma tu d'accordo col tuo parrucco? Gli ho portato un regalo. Ma tu d'accordo o no? Sì, sì. Sì, perché sì, ho deciso fermatamente di scappare via. E me paron, sei un vero ebreo. Portargli un regalo. Meglio una corda per impiccarlo. Moro de fame al suo servizio. Che fortuna! Gli è il signor Bassanio. Va bene. E tu sbrigati, che la cena si affronta più tardi alle 5. Ah, consegna queste lettere e metti in lavorazione le livree. E prega Graziano di venire subito da me. Dai, pare! Dio benedica vostra signoria! Mille grazie, vuoi qualcosa? Ecco, qui mio figlio, un povero ragazzo! No, un povero ragazzo, signor, ma il servo del ricco ebreo, che come viste ci spiccherà mio padre. È una grande infezione, come si dice, una grande infezione a servire. A farla lunga e corta, mi servo l'ebreo, e ho proprio l'infezione che mio padre viste ci spiccherà. Penso però, non sono mica grandi amici. A farla corta, la vera verità è che l'ebreo, avendomi fatto torto, è proprio la causa che io e mio padre vi sfruttifichiamo. La pentola dei coiombi che vorrei offrire a voi signoria con la preghiera. A farla corta, la preghiera è impertinente a me stesso. Ma parli uno solo. Almeno, ecco. Ma che volete? Servirvi, signor. Ecco, questa è la vera essenza della questione, signor. Ti conosco bene. La tua preghiera è esaudita. Shiloh, il tuo padrone, mi ha parlato quest'oggi. Hai fatto carriera. Se è far carriera lasciare un ricco ebreo per servire un gentiluomo così povero. È il vecchio proverbio, si può ben dividere tra mio padrone Shiloh e Vussior. Voi avete la grazia di Dio e lui quel tanto che basta. Dici bene, va padre col tuo figlio e tu licenziati dal tuo vecchio padrone e chiedi dov'è la mia casa. Dategli una livrea più gallonata dei suoi compagni. Dai pare, mi licenzierò dall'ebreo e tu vatti. Ti prego buon Leonardo, vada a questo. Comprate e sistemate a bordo queste cose, torna in fretta, perché questa sera ho a cena conoscenti di riguardo. Fa presto. Ci metterò il mio migliore impegno. Signor Bassani. Graziano. Ho una preghiera da farti. Concessa. Non dir di no. Devo accompagnarti a Belmonte. Ah, beh, se devi. Ma ascolta, Graziano. Tu sei troppo intemperante, rude, ardito di lingua. Doti che ti si addicono abbastanza e che a occhi come i nostri non paiono difetti, ma dove non sei conosciuto ti fanno apparire un po' troppo sfrontato. Ti prego, mitiga con qualche goccia di moderazione i tuoi bollenti spiriti, che per la tua intemperanza io non sia mal giudicato nel luogo dove vado. E perda le speranze. Ascoltami, signor Bassanio. Se non mi vesto dell'abito più austero non parlo con riguardo, se non bestemmio. Solo due o tre volte. Non mi porto in tasca libri di preghiere, se non mostro aria contrita, e anzi, quando si recita il benedicite, non mi copro gli occhi così, col mio cappello sospirando, amen. Se non rispetto le regole della creanza come uno che si studia di mostrarsi serio per compiacere sua nonna. Non fidarti più di me. Bene, vedremo come ti comporti. Ma stasera è esclusa, non mi giudicherai da questa sera? No, sarebbe un peccato. Ti prego anzi di metterti il più acceso vestito di allegria. Gli amici vogliono divertirsi. Ora addio. Ho cose da sbrigare. Io devo andare da Lorenzo e gli altri, ma saremo da te all'ora di cena. Lancilotto!
dispiace che lasci così mio padre. Questa casa è un inferno. E tu, diavolo allegro, gli avevi tolto un po' il sapore di noia. Ma basta, addio. Eccoti un ducato. L'Angelotto. Presto a cena. Vedrai Lorenzo, che ospite del tuo nuovo padrone. Ti prego, dagli questa lettera. È il segreto. E così addio. Non vorrei che mio padre mi vedesse mentre parlo con te. Addio. Le lacrime parlano per me. Bellissima pagana, ebrea dolcissima. Se un cristiano farà il furfante per averte, me sbaglio del grosso. Addio. Ste stupide lacrime affogano il mio spirito virile. Addio. Addio, buon uccellone. Che odioso peccato il mio. Che mi vergogno di essere figlia di mio padre. Ma anche se sono figlia del suo sangue, non sono affatto dei suoi modi. Lorenzo, se mantieni la promessa, cessano queste doglie. Divento cristiana, tua devota moglie. Ma sì, fileremo via durante la cena, ci maschereremo a casa mia e torneremo tutto in un'ora. Ma non l'abbiamo preparata bene. E poi non abbiamo neppure i portatorti. Ma se non è ben preparato, è uno schifo. Allora secondo me è meglio non farlo. Sono appena le 4, abbiamo 2 ore di tempo per prepararlo. Parolo Renzo! Che nuove, amico Lancillotto? Se vi piacerà di disugelare, mi sembrerà di disugelarvi. Riconosco la scrittura. È proprio una bella mano. Più bianca del foglio su cui scrisse. È la bella mano che scrisse. Nuove d'amore. Con licenza, signor. Dove vai? E caspita, signor, a invitare il mio vecchio padrone ebreo a cenare stasera con il mio nuovo padrone, il cristiano. Aspetta. Prendi. Dì alla gentile Jessica che non mancherò. Diglielo in segreto. Avanti, amici. Volete prepararvi per la mascherata di stasera? Io ho già il mio portatorcia. Ma certo, vado subito. Anch'io. Troviamoci a casa di Graziano, fra un'ora. Va bene così. Non era una lettera della bella Jessica? Devo dirti tutto. Mi istruisce su come portarla via da casa del padre. Di quanti gioielli e oro si è provvista. Del travestimento da paggio che ha pronto. Se mai l'ebreo suo padre andrà in paradiso, sarà per merito di sua figlia gentile. Leggi questa lettera. La bella Jessica sarà il mio portatorcia. Vedrai, giudicheranno i tuoi occhi la differenza tra il vecchio Shylock e Bassanio. Ehi, Jessica, non ti rimpinzerai più come facevi da me. Ehi, Jessica, hai finito di russare, di poltrire, di far fuori i vestiti. Ma insomma, Jessica, dico... Jessica! Chi ti ha detto di chiamare? Io non l'ho detto. Ah, Vossignoria mi diceva sempre che non avevo iniziativa. Mi chiamate? Cosa volete? Sono invitato a cena, Jessica. Ecco le chiavi. Ma perché andarci? Non mi invitano per affetto, ma per blandirmi. Pure ci andrò per odio. Per sbaffare le spalle del prodigo cristiano. Jessica, ragazza mia, vada a casa. Non ne ho voglia, proprio no. Qualche male minaccia la mia quiete perché stanotte ho sognato sacchi di denaro. Ma scongiuro, signora, andate. Il mio giovane padrone aspetta solo il vostro scomodo. E io il suo. E quelli hanno cospirato insieme. Non dirò che vedrete una mascherata, ma se la vedrete... Mica per niente allora ho avuto sangue dal naso. L'ultimo lunedì di Pasqua alle 6 del mattino. Cadendo quell'anno il mercoledì delle ceneri alle 4 del pomeriggio. Cosa sono queste mascherate? Jessica, ascolta. Spranga le porte. E quando senti il tamburo o il suono del piffero, non arrampicarti le finestre. Non sporgere il capo sulla pubblica via per guardare sciocchi cristiani. Con i visi impiastricciati. Chiudi invece le orecchie della casa, le finestre, dico,
che fra le austere mura non entri il suono dei loro stupidi schiamazzi. Per il bastone di Giacobbe giuro che stasera non ho voglia di cenar fuori. Ma andrò. Va avanti, furfante, a dire che verrò. Andrò avanti, signor. Parosina, nonostante tutto, guardi dalla finestra. Un cristiano passerà che un ebreo piaserà. Che dice quello sciocco della stirpe di Agà? Niente. Ha solo detto addio, padrona. Nient'altro. Questo matto non è male, ma un gran mangione. È lento come una lumaca nell'imparare e dorme di giorno più di un gatto soriano. Parassiti non ne voglio a casa mia. Perciò lo cedo a uno che vorrei aiutasse a scialacquare i soldi presi a prestito. Jessica, forse ritornerò immediatamente. Fa come ti dico. Chiuditi dietro le porte. Chi ben serra, non erra. Un proverbio che vale per gente prudente. Addio. E se la fortuna non mi è avversa? Per me un padre, per te una figlia è persa. Quello è il portico dove Lorenzo ci prega ad aspettare. L'ora è quasi passata. È strano che sia in ritardo. Gli amanti anticipano sempre l'orologio. 10 volte più veloci volano i colombi di Venere a suggellare nuovi patti d'amore che non a mantenere la fede data. È sempre così. Chi si alza dal banchetto con lo stesso appetito con cui si è seduto? Tutte le cose del mondo si cercano con più ardore che non si godano. Simile a un figlio il prodigo salpa dal porto natio, la nave pavesata, stretta ed abbracciata dal vento puttanesco. E simile a un figlio il prodigo ritorna con le costole rotte, le vele stracciate, smagrita, sfasciata e spogliata dal vento puttanesco. Ecco Lorenzo, continueremo dopo. Cari amici. Scusate il lungo ritardo. Non io, ma i miei affari vi hanno fatto aspettare. Quando vi andrà di rubarvi una moglie, anch'io vi aspetterò per ore. Avvicinate. L'ebreo mio suocero abita qui. Ehi, di casa. Chi siete? Ditelo, per maggior sicurezza. Anche se conosco, giuro, la vostra voce. Lorenzo. Il tuo amore. Lorenzo, certo. Ed il mio amore, certo. Chi amo infatti tanto e chi se non voi, Lorenzo, sa se son vostro. Ne sono testimoni il cielo e i tuoi pensieri. Ecco, prendete questo scritto. Vale la fatica. Sono contenta che notte. Non guardatemi perché mi vergogno molto del mio cambio. Ma l'amore è cieco. E gli amanti non vedono le scaltre follie che essi stessi commettono. Se potessero, Cupido stesso arrossirebbe nel vedermi così trasformata in ragazzino. Scendete. Sarete il mio portatorcia. Come? Devo reggere il lume alla mia vergogna. Ma essa è già davvero troppo chiara, troppo. È un compito amore che mette in luce. Io dovrei celarlo. Ma lo siete, cara. Nel delizioso costume da ragazzo. Ma su, scendete, che la notte segreta va di gran carriera. E ci aspettano al banchetto di Bassani. Chiudo le porte. Vi fornisco d'altri ducati d'oro. E sarò subito da voi. Per il mio cappuccio. Gentile, non ebrea.
Che il diavolo mi porti se non l'amo di cuore. Perché è saggia, se so giudicarla. È bella, se i miei occhi dicono il vero. E devota. E me lo sta provando. Perciò saggia, bella e devota com'è, sarà sempre nel mio animo fedele. Avanti, amici, via di qua. I compagni di mascherata ci aspettano già. Signore Antonio. Ah, Graziano. Dove sono tutti gli altri? Sono le 9, i nostri amici vi aspettano. Niente mascherata questa sera. Il vento si è levato. Bassagno fra un momento salirà a bordo. Ne ho mandati tanti a cercarvi. Benissimo. Io non desidero né più né meno che spiegare le vele e salpare in un baleno. Su, tirate la tenda e mostrate i diversi scrigni a questo nobile principe. Il primo, d'oro, porta questa scritta: chi sceglie me otterrà ciò che molti desiderano. Il secondo, d'argento, ha questa promessa: chi sceglie me avrà quel che si merita. Il terzo, di grezzo piombo, un avvertimento altrettanto disadorno: chi sceglie me deve dare e azzardare tutto ciò che ha. Come saprò se scelgo quello giusto? Quello che contiene il mio ritratto, principe. Se voi scegliete quello, io sarò vostra. Guidi un dio la mia scelta. Questo di piombo che dice: chi sceglie me deve dare e azzardare tutto ciò che ha. Deve dare? E perché? Per il piombo. Azzardare? Per il piombo. Questo scrigno minaccia. Chi azzarda tutto spera in un gran profitto. Una mente d'oro non s'abbassa per scorie che rilucono. Perciò nulla darò, azzarderò per il piombo. Cosa dice l'argento col suo colore virginale? Chi sceglie me avrà quel che si merita. Quel che si merita. Soffermati qui, Marocco, e pesa il tuo valore con mano imparziale. Se ti valuti sulla stima che hai di te, meriti abbastanza. Tuttavia, questo abbastanza potrebbe non includere la signora. Pure dubitare dei miei meriti equivarrebbe a sminuire me stesso. Quel che mi merito, beh, è la signora. La merito per i miei natali, e le mie ricchezze, per le mie doti e qualità d'educazione, e ancora di più la merito per il mio amore. Se non vagassi più e qui scegliessi, vediamo un'altra volta le parole incise nell'oro: chi sceglie me otterrà ciò che molti desiderano. Ma è la signora, tutti la desiderano. Dai quattro angoli del mondo vengono a baciare questa effigie, questa santa mortale che respira. I deserti di Ircania, le vaste plaghe della Arabia sterminata, sono vie affollate di principi che vengono a veder la bella Porzia. Il regno del mare, le cui spume superbe sputano in viso al cielo, non vale a fermare i temerari stranieri che l'attraversano come un ruscello per veder la bella Porzia. Una gemma così ricca non può che essere incastonata nell'oro. In Inghilterra hanno una moneta con la figura di un angelo stampata sopra in oro. Qui l'angelo è dentro, in un letto d'oro.
d'oro. Datemi la chiave, io scelgo questo e m'arrida la fortuna. Eccola, principe. E se c'è il mio ritratto, io sarò vostra. Diavolo, che c'è qui? Una testa da morto, nelle cui vuote occhiaie c'è una pergamena. Ora leggerò quel che c'è scritto. Non è tutt'oro quel che splende. Il senno tuo questo intende? Molti han perso la vita sol per toccarmi con le dita. In tombe dorate il verme s'annida. Se avevi mente saggia quanto ardita, questa risposta non ti sarebbe esibita. Va, la tua corte è fallita. Già. Corte fallita e fatica sprecata. Allora, addio, calore. E vieni, gelata. Portia. Adieu. Ho il cuore troppo afflitto per un tedioso congedo. Così parte lo sconfitto. Ah, che liberazione! Tiri la tenda a qualcuna, che quelli del suo colore abbiano egual fortuna. Ma come? Ho visto Bassanio spiegare le vele. Graziano è partito con lui. E sono sicuro che Lorenzo non era sulla loro nave. Quello sporco ebreo, con i suoi strepiti, ha fatto alzare il doge, che è andato con lui a perquisire la nave di Bassanio. È giunto troppo tardi. La nave era già salpata. Ma lì al doge è stato riferito che Lorenzo e la sua Jessica amorosa erano stati visti assieme in una gondola. E poi Antonio ha assicurato il doge che non erano sulla nave di Bassanio. Io non ho mai visto una furia così sconclusionata, così violenta, folle, strampalata, come quella a cui si è abbandonato quel cane di un ebreo. Là, in mezzo alla strada. Oh, mio figlio, i miei ducati, mia figlia fuggita con un cristiano. I miei ducati cristiani, legge, giustizia, i miei ducati, mia figlia. Un sacco zeppo, due sacchi zeppi di ducati, i doppi ducati. Rubati a me, dalla mia figlia. E gioielli, pietre ricche, preziose, rubate da mia figlia, giustizia, ritrovate la ragazza. Ha con sé le pietre e i ducati. Tutti i ragazzi di Venezia gli van dietro gridando di pietre, di ducati, di sua figlia. Se il buon Antonio osservi la scadenza, lo sarà lui a pagare. Me lo ricordi? Ieri conversavo con un francese. E riferì che nello stretto che separa Francia da Inghilterra è naufragato un nostro vascello col suo ricco carico. Ho pensato ad Antonio quando lo dissi, augurandomi in cuore che non fosse il suo. Faresti bene a parlarne ad Antonio. Ma non di colpo, eh? Potrebbe prenderla male. Non c'è uomo più buono sulla terra. Ho visto Antonio e Bassanio separarsi. Bassanio diceva che si sarebbe affrettato a tornare, l'altro rispose: no, Bassanio, no. Non compromettere per me i tuoi affari, ma rimani tutto il tempo necessario. E quanto all'obbligazione che ho con l'ebreo, non si frapponga ai tuoi piani amorosi. Sta allegro e dedica tutti i tuoi pensieri al corteggiamento e alle profferte d'amore che là ti sembreranno più convenienti. E proprio allora, con le lacrime agli occhi, distogliendo il viso e tendendo il braccio da dietro, visibilmente commosso, strinse la mano a Bassanio e si separarono. Ma credo che ami il mondo solo per lui. Dai, andiamo a cercarlo. Ravviviamo la malinconia in cui si crogiola. Con qualche svago. O altro. Andiamo, sì. Presto, per carità, tirate la tenda. Il principe d'Aragona ha fatto giuramento e verrà subito a fare la sua scelta. Mm.
vedere, principe, gli scrigni sono là. Se voi scegliete quello dove sono io, subito verrà celebrato il rito delle nozze, ma se sbagliate, senza altri discorsi, mio signore, dovrete partire di qui immediatamente. Sono tenuto dal mio giuramento a rispettare 3 condizioni. Primo, di non svelare mai quale scrigno abbia scelto. Secondo, se sbaglio scrigno, di non corteggiare mai più una fanciulla al fine di sposarla. Terzo, se sono sfortunato nella scelta, di lasciarvi e partire senza indugio. Fanno questo giuramento tutti quelli che tentano la sorte per la mia indegna persona. A ciò son preparato. Ora buona fortuna alla speranza del mio cuore. Oro, argento e piombo vile. Chi sceglie me deve dare e azzardare tutto ciò che ha. Dovrai essere più bello perché io dia e azzardi. Che dice lo scrigno d'oro? Chi sceglie me otterrà ciò che molti desiderano. Ciò che molti desiderano, quel molti può indicare la sciocca moltitudine che sceglie all'apparenza e segue solo la lezione dell'occhio sventato che non scruta all'interno. No, non sceglierò ciò che molti desiderano, perché non concordo con animi volgari e non mi schiero con la torma dei barbari. A te, forziere d'argento, dimmi l'iscrizione che porti. Chi sceglie me avrà quel che si merita. Ben detto, perché chi andrà in giro a ottenere onore senza il suggello del merito? Nessuno presuma di rivestire una dignità non meritata. Se patrimoni, titoli, uffici non derivassero da corruzione, quanti bifolchi verrebbero fuori a spigolare fra i nobili e quanto vero onore si potrebbe scovare tra la paglia e i rifiuti del mondo a cui ridar splendore. La mia scelta. Chi sceglie me avrà quel che si merita. Rivendicherò il merito, a me la chiave. E qui subito si sveli la mia fortuna. Troppo lunga la pausa per quel che vedete. Mace santa, e che è il ritratto di uno scemo che ammicca. Come sei diversissimo da Porzia e diverso dalle mie speranze e dai miei meriti. Dunque, non meritavo più del volto di uno scemo. Questa è la mia ricompensa, un merito di più. Non vi offendete, è solo un giudizio. Tanto più sciocco apparirò, se qui ancora indugerò. Venne con una testa da scemo e in due ce ne andrei. Addio, bella. Terrò il giuramento di sopportare in silenzio il mio tormento. Così la candela ha bruciato la falena. Questi sciocchi pensosi, quando scelgono col loro senno, hanno la saggezza di perdere. Non è sbagliato il vecchio adagino. Forca e matrimonio dipendono dal destino. Dov'è la questura? Qui, mio signore. Alla vostra porta è sceso un giovane veneziano, il quale viene a preannunciare l'arrivo del suo signore, dal quale porta tangibili saluti, ossia, oltre ad ossequi e parole cortesi, doni di gran valore. Finora non ho visto più persuasivo ambasciatore d'amore. Mai giorno d'aprile venne più soave ad annunciare la vicinanza della ricca estate di questo araldo che precede il suo signore. Basta, ti prego, ho paura che dopo mi direi che tuo parente tanto alata eloquenza spendi per lodarlo. Vieni, Nerissa, sono impaziente di vedere questo messo di Cupido così rapido e cortese. Venisse Bassanio, dio dell'amore, a queste imprese. Ebbene, che notizie rialzo?
Non è ancora sodato se una nave di Antonio, carica di merce preziosa, è naufragata nella Manica. Il posto credo si chiami le Secche di Goodwin, un luogo molto pericoloso, fatale. Vi sono sepolte le carcasse di molte grosse navi, a quanto si dice. Se quella pettegola di Madama Notizia è donna di parola. Vorrei che questa volta fosse una di quelle vecchie bugiarde che pelano cipolle e poi danno a credere ai vicini di aver pianto la morte del terzo marito. E invece, senza tante lungaggini, per restare sulla strada maestra del discorso, è vero, il buon Antonio, l'onesto Antonio, ma se trovassi un attributo adeguato al suo nome... Beh, insomma, concludi. Beh, in conclusione, ha perso una nave. Vorrei che fosse la conclusione delle sue perdite. E diciamo presto amen, che il diavolo non incroci la nostra preghiera, perché eccolo che arriva, nei panni dell'ebreo. Ebbene, Shylock, che notizie tra i mercanti? Voi sapevate, nessuno meglio di voi, nessuno, della fuga di mia figlia. Ah, certo. Io da parte mia conoscevo il sarto che le ha fatto le ali con cui volare via. E Shylock da parte sua sapeva che l'uccellino aveva messo le ali e che a quel punto è la loro natura abbandonare il genitore. Per questo è dannata. Ah, certo. Se a giudicarla è il diavolo. Ribellarsi così la mia carne e sangue. Ma vergognati, vecchia carcassa. Ribellarsi la carne alla tua età. Lei mia figlia, è mia carne e sangue. Ma la tua carne e la sua sono più diversi dell'ebano e dell'avorio. Il tuo sangue e il suo sono più diversi del vino rosso e del bianchetto. Ma dici piuttosto, hai saputo se Antonio ha avuto delle perdite in mare? Altro cattivo affare, un bancarottiere, un prodigo che osa appena farsi vedere a rialto, un pezzente che era abituato a far bella mostra di sé al mercato, badi al suo contratto, li chiamava usuraio, badi al suo contratto. Prestava denaro per carità cristiana. Badi al contratto. Ma son sicuro che se non paga la scadenza, tu non ti prenderai la sua carne. A che servirebbe? A farne escape i pesci. Se non nutre nient'altro, nutrirà la mia vendetta. Mi ha svillaneggiato. Ha riso delle mie perdite, deriso i miei guadagni. Spregiato il mio popolo, ostacolato i miei affari, raffreddato i miei amici, infiammato i miei nemici. E perché? Perché sono un ebreo. Un ebreo non ha occhi, non ha mani, un ebreo, membra, corpo, sensi, sentimenti, passioni. Non è nutrito dallo stesso cibo, ferito dalle stesse armi, soggetto alle stesse malattie, guarito dalle stesse medicine, scaldato dalla stessa estate, gelato dallo stesso inverno, proprio come un cristiano. Se ci pungete, non sanguiniamo, se ci fate il solletico, non ridiamo, se ci avvelenate, non moriamo. E se ci fate torto, non ci vendicheremo? Se siamo come voi, in tutto il resto, vi somiglieremo anche in questo. Se un ebreo fa torto a un cristiano, che cosa fa? Il mite cristiano. Vendetta. E se un cristiano fa torto a un ebreo, che cosa farà? Secondo l'esempio cristiano, l'ebreo paziente. Vendetta. Metterò in pratica la malvagità che mi insegnate. E sarà difficile che non superi i maestri. Signori, il mio padrone Antonio è a casa e vorrebbe parlare con voi due. L'abbiamo cercato in lungo e largo. Eccone un altro della tribù.
terzo come loro non si trova, a meno che il diavolo stesso non si faccia ebreo. Allora tu, che notizie da Genova? Hai trovato mia figlia? Sono capitato spesso dove si parlava di lei, ma trovarla niente. Ah, ecco. Ecco. Mi è sparito un diamante costatomi 2000 ducati a Francoforte. Finora la maledizione non c'era caduta addosso. Finora io non l'avevo sentita. 2000 ducati lì e altri gioielli preziosi, preziosissimi. Vorrei vedere mia figlia morta ai miei piedi, coi gioielli alle orecchie. Morta ai miei piedi nella bara, con dentro i ducati. Nessuna notizia. Ma come? E non so quanto si è speso nelle ricerche. E tu? Una perdita sull'altra. Il ladro scappa con tanto, altrettanto se ne va per scovarle. Nessuna soddisfazione, nessuna vendetta. Solo le sciagure che cadono sulle mie spalle. Solo i sospiri che metto io. Solo le lacrime. Che verso io. Sì, ma le sciagure toccano anche ad altri. Antonio, ho sentito a Genova. Cosa? Sciagure? Ha perduto una nave che tornava da Tripoli. Dio sia ringraziato. È vero? Ho parlato con alcuni marinai scampati al naufragio. Grazie, buon Tuvolo. Buone notizie. Buone notizie. Dove a Genova? A Genova tua figlia ha speso in una sola notte, ho sentito, 80 ducati. È una pugnalata al cuore. Non vedrò più il mio oro. 80 ducati in un colpo solo. 80! Ho fatto il viaggio con diversi creditori d'Antonio e giurano che non può evitare la bancarotta. Come sono contento. Lo torturerò. Lo tormenterò. Come sono contento. Uno di loro mi mostrò un anello che aveva avuto da tua figlia in cambio di una scimmietta. Ah, è terribile. Tu mi torturi, Tuvol. Era la mia turchese che mi diede Lea prima di sposarmi. Non l'avrei data via per una caterva di scimmie. Ma di sicuro Antonio è rovinato. Sì, è vero. Verissimo. Va, Tuvol. Assolda un ufficiale giudiziario. Prenotalo 15 giorni prima. Se Antonio non rispetta la scadenza, avrò il suo cuore. Perché se a Venezia non ci fosse lui, potrei fare tutti gli affari che voglio. Va, buon Tuvol. Proviamoci alla sinagoga. Va tu, alla sinagoga. Alla sinagoga. Vi prego, aspettate un giorno o due prima di rischiare. Se scegliete male, perdo la vostra compagnia. Indugiate un po'. Qualcosa mi dice... Ma non è amore. Io non voglio perdervi. E voi sapete che l'odio non dà simili consigli. Ma tanto per non essere fraintesa, vorrei trattenervi qui un mese o due prima che tentiate la sorte.
potrei insegnarvi a scegliere bene. Ma diverrei spergiura e non lo sarò mai. Così magari mi perdete. E allora mi farete desiderare d'aver commesso il peccato di spergiuro. Accidenti, ai vostri occhi mi hanno fatto la malia. Mi hanno divisa in due. Una metà di me è vostra e l'altra è vostra. Mia, volevo dire. Ma se mia, è come se fosse vostra. E perciò tutto è vostro. Parlo troppo. Lo faccio per ritardare il tempo, mandarla per le lunghe e così trattenervi dalla scelta. Fatemi scegliere. Perché così sono messo alla tortura? Alla tortura, Bassanio? Allora confessate che tradimento si nasconde nel vostro amore. Solo il tradimento orribile dell'incertezza, che mi fa dubitare di raggiungere il mio amore. Fra neve e fuoco c'è la stessa amicizia e parentela che c'è fra il mio amore e il tradimento. Temo che parliate come sotto tortura quando si è costretti a dir qualsiasi cosa. Promettetemi salva la vita e confesserò la verità. Allora confessa e vivi. Confessa e ama. Sarebbe il succo della mia confessione. Felice tormento. Se chi tortura insegna le risposte per scamparvi. Orso. A tentare la sorte. Agli scrigni. Avanti, allora. Io sono in uno di essi. Se voi mi amate, mi troverete. Nerissa e gli altri, scostatevi tutti. E ci sia musica mentre fa la scelta. Così, se perde, finirà come il cigno che svanisce cantando. E il mio occhio sarà il fiume, il suo liquido letto di morte. Ma se vince, quale sarà la musica? Come la fanfara, quando sudditi fedeli si inchinano a un monarca appena incoronato. Egli ora va con la stessa maestà, molto più amore del giovane Ercole, quando salvò la Vergine data in tributo da Troia in lacrime al mostro marino. Va, Ercole, se vivi tu, anch'io vivo. Guardo la lotta con più sgomento di te, che sei impegnato nel cimento. Dimmi dove nasce amore, nel lamento pur nel cuore, dove cresce il suo vigore. Rispondete, 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 rispondete. Alimentate, poi l'amore se ne muore nella culla dell'amore. Per lui suoni la campana, la via. Così l'aspetto esteriore inganna. Il mondo si fa sempre infinocchiare dalle apparenze. Nei tribunali, quale perorazione, falsa e corrotta che sia, se pronunciata con bella voce, non riesce a mascherare il male. E in religione, c'è dannata eresia che un volto pensieroso non benedica e confermi con un versetto biblico, celando nell'enormità con gli ornamenti. Guarda la bellezza e vedrai che si compera a peso. E lì si compie un miracolo di natura. Quelle che ne sono più cariche sono anche le più leggere. Così i riccioli d'oro che intrecciano sinuosamente balletti capricciosi con il vento risultano spesso proprietà di un'altra testa. Il teschio su cui crebbero già nel sepolcro. Così l'ornamento è solo spiaggia infida di un mare minaccioso. La verità è illusoria che i tempi truffaldini sfoggiano per ingannare anche i più saggi. Perciò, oro vistoso, ostico cibo di Midale, non ti vorrò.
Ne vorrò te, pallido argento, che passi correntemente di mano in mano. Ma tu, povero piombo, che minacci più di quanto non prometti. Il tuo pallore muove più dell'eloquenza. E qui faccio la mia scelta. Gioia ne consegua. Tutte le altre passioni si dissolvono nel nulla. Moderati, amore. Mitiga quest'estasi, contieni la tua gioia, frena questo eccesso. Sento fin troppo la tua felicità. Attenuala, che non mi venga a sazietà. Cosa mi trovo? Il ritratto della bella Porzia. Qual semidio si è tanto avvicinato alla natura? Le sue labbra sono schiuse da un soave respiro. È giusto che le separi una divisione così dolce. Qui nei capelli il pittore fa come il ragno, intesse una trama d'oro che catturi i cuori come i moscerini nella ragnatela. Ma gli occhi, come gli resse la vista nel dipingerli? Tu che non scegli dall'aspetto, ecco risulti l'eletto. Dalla fortuna prediletto, non cercare altro oggetto. Se di ciò sei appagato, della tua sorte tienti beato. Va dov'è la tua signora e dalle il bacio che innamora. Come uno di due contendenti in una gara, udendo l'urlo e l'applauso degli astanti, con la testa stordita guardando ancor dubbioso se le lodi fragorose tocchino a lui o all'altro, così sto io, bellissima signora, incerto se quel che vedo è vero, finché la scritta non sia da voi approvata e sottoscritta. Voi qui mi vedete, nobile Bassanio, così come sono. Se per me sola non ho l'ambizione di essere molto di più, per voi vorrei triplicarmi 20 volte, essere più bella 1000 volte, più ricca 10.000. E solo per salire nella vostra stima vorrei in virtù, in bellezza, beni, amici, superare ogni conto. Fin qui ero signora di questa bella casa, padrona dei miei servi, regina di me stessa. E ora questa casa, i miei servi, me stessa, appartengono a voi, al mio signore. Ve li do con questo anello. Se ve ne separate, perdete o date via, venga rovina al vostro amore. E sentirete allora che proteste. Signora, voi mi togliete ogni parola. Vi parla solo il sangue che ho nelle vene. Ma quando questo anello si separerà da questo dito, allora di qui la vita si separi. Non esitate allora a dire: Bassanio è morto. Miei signori, siamo rimasti in disparte a veder crescere i nostri desideri. Ed ora tocca a noi esprimere gioia. Gioia ai miei signori. Nobile Bassanio e mia gentile signora, vi auguro tutta la gioia che desiderate, perché sono certo che a me non vorrete sottrarne. E quando voi illustri celebrerete il patto della vostra fede, vi prego che proprio allora possa sposarmi anch'io. Con tutto il cuore, se ti trovi moglie. Ringrazio signoria che me l'ha procurata. I miei occhi, signor mio, sono svelti a guardare quanti tuoi. Tu hai adocchiato la padrona, io la cameriera. Tu amasti, io amai. Né a me né a te conviene stare con le mani in mano. La tua fortuna dipendeva dagli scrigni e così è stata anche per la mia. Le ho fatto la corte fino a morir di sudore. Le ho giurato amore fino a seccarmi il palato. Beh, alla fine, se le promesse durano, questa bella mi ha promesso di darmi il suo cuore se tu riuscivi a conquistare la padrona. È vero, Nerissa. Sì, mia signora,
se siete contenta. E Graziano dice per davvero? Sì, per davvero, signor mio. Allora, la nostra festa riceverà lustro dalle vostre nozze. Scommetteremo 1000 ducati su chi avrà il primo maschio. Come, l'uno sull'altro? Già, l'uno sull'altro. È l'unico modo di vincere a questo gioco. Ma chi viene? Lorenzo e la sua infedele. È il mio vecchio amico di Venezia, Salerio. Lorenzo, Salerio, benvenuti. Se la mia nuova posizione qui può darvi il benvenuto. Dolce Porzia, con vostra licenza accolgo questi miei buoni amici e concittadini. Anch'io, mio signore. Siano proprio benvenuti. Vi ringrazio, mio signore. Io non avevo intenzione di venire qui, ma incontrando Salerio per via, con viva insistenza mi ha pregato di accompagnarlo. Sì, è così. E c'è una ragione. Antonio ti saluta. Ti prego, prima che apra la lettera, come sta? Non è malato se non di spirito. E non sta bene, ma ha coraggio. La lettera ti rivelerà la sua condizione. Rissa, fa buona accoglienza alla straniera. Qua la mano, Salerio. Che novità a Venezia, come sta quel principe dei mercanti, il buon Antonio? So che si rallegrerà del nostro successo. Siamo come Giasoni. Abbiamo conquistato il bello d'oro. Vorrei che aveste conquistato il bello che lui ha perduto. Quella lettera ha cattive notizie che fanno sbiancare il volto di Bassanio. È morto un caro amico. O ancora peggio. Bassanio, sono vostra metà. E devo liberamente condividere tutto ciò che annuncia quella lettera. Dolce Porzia, qui ci sono alcune delle parole più sgradite che abbiano mai sporcato carte. Mia cara, quando vi confessai il mio amore, vi dissi francamente che la mia sola ricchezza era quella del mio sangue. Ero un gentiluomo ed era vero. Tuttavia ridurre a nulla il mio valore era già una vanteria. Avrei dovuto dirvi che ero meno di nulla, perché mi ero indebitato ad un caro amico, indebitatosi al suo peggior nemico per sopperire i miei bisogni. Ecco, questa lettera è come il corpo del mio amico, ed ogni parola è una ferita aperta da cui sgorga il suo sangue. Ma è proprio vero, Salerio. Sono falliti tutti i suoi investimenti. Nemmeno uno è andato a buon fine. Da Tripoli, dal Messico, dall'Inghilterra, da Lisbona e dalla Barberia. Neanche un vascello è scampato al terribile urto delle rocce. Nemmeno uno, signore. Inoltre pare che se avesse pronti i soldi per soddisfare l'ebreo, quello non li vorrebbe. Non ho mai visto una creatura dall'aspetto umano così smaniosa ed avida di rovinare un uomo. Importuna il doge mattina e sera e mette sotto accusa lo Stato qualora gli neghi giustizia. 20 mercanti. Il doge stesso, i più alti maggiorenti, ha ragionato con lui. Ma nessuno può farlo recedere dalla malvagia pretesa che si applichi la penale dovuta e la legge. Quando stavo con lui, l'ho udito giurare a Tubalecus, della sua tribù, che avrebbe preso la carne di Antonio piuttosto che 20 volte la somma dovuta. E io so che se non interviene la legge, l'autorità e il potere, il povero Antonio si troverà mal partito. È il vostro caro amico che così mi guai? Sì. L'amico a me più caro, il più buono. L'animo più generoso e instancabile nel far favori. Uno in cui più di ogni altro che respira in Italia rifugge l'antico onore dei romani. Che somma deve l'ebreo? Per me 3000 ducati. Nient'altro. Dategliene 6000 ed estinguete l'obbligazione. Raddoppiateli, triplicateli prima che un amico simile perda un capello a causa di Bassanio. Prima venite in chiesa a sposarvi e poi via a Venezia dall'amico. Al mio fianco mai dovrete giacere con animo turbato. Avrete oro per ripagare 20 volte il piccolo debito e quando l'avrete pagato, portate con voi l'amico fedele. Intanto, Nerissa e io vivremo da vedove e zitelle. Avanti. Partirete il giorno stesso delle nozze. Fate buona accoglienza agli amici. Mostratevi allegro. Poiché mi costate caro, vi avrò tanto più caro. Ma fatemi sentire la lettera dell'amico. Diletto Bassanio, le mie navi sono tutte perdute. I miei creditori si fanno crudeli, le mie casse sono vuote.
La mia obbligazione con Ebreo è scaduta. E siccome pagandola è impossibile che io viva. Fra te e me ogni debito è cancellato. Se solo potessi vederti in punto di morte. Fa però come più ti aggrada. Se non è il tuo amore che ti induce a venire. Non voglio che sia la mia lettera. Oh, amore. Sbrigate gli affari. E partite. Poiché ho la vostra licenza di partire, mi affretterò. Ma fino al mio ritorno, nel letto potrà farmi dormire. Nel riposo farmi perdere un giorno. Non parlarmi di pietà. È l'idiota che prestava soldi gratis. Occhi aperti, carceriere. Buon Shylock. Ascoltami. Avrò la penale. Non discutere sulla penale. Ho fatto giuramento che avrò la penale. Tu mi chiamavi cane prima di averne motivo. Visto che sono un cane, attento alle zanne. Il doge mi renderà giustizia. Mi meraviglio, carceriere, che tu sia così sciocco da accompagnarlo fuori quando te lo chiede. Ti prego, una parola. Avrò la penale, non ti ascolterò, avrò la penale. Smetti perciò di parlare. Non mi ridurrò un minchione che non vede più in là del naso, scuote il capo, si intenerisce, cede, sospira alle intercessioni dei cristiani. Non mi seguire! Non voglio discorsi. Voglio la penale. È il cane più inflessibile che sia vissuto tra la gente. Lascialo stare. Non gli starò più dietro. Preghiere inutili. Vuole la mia morte. E so anche la ragione, troppe volte ho liberato dalle sue grinfie molti che erano ricorsi a me. Perciò mi odia. Il doge non potrà certo permettere che si esiga questa penale. Il doge non può impedire il corso della legge. Se i privilegi commerciali che gli stranieri hanno da noi, a Venezia, fossero sconfessati, ne sarebbe screditata la giustizia dello Stato. A commerci, profitti in tutte le nazioni. Perciò va. Questi dolori e perdite mi hanno così maridotto che domani al mio sanguinario creditore non avrò più neanche una libra di carne da dare. Carcerieri, andiamo. Voglia Dio che Bassani arrivi in tempo per vedermi pagare il suo debito. D'altro non mi importa. Signora, benché lo dica in vostra presenza, voi avete un concetto nobile e vero della divina amicizia, che si rivela soprattutto da come sopportate l'assenza del vostro signore. Ma se sapeste a chi rendete questo onore, a quale vero gentiluomo inviate soccorso, a quale caro amico del signor mio, vostro marito, so che quest'opera vi renderebbe più fiera di qualsivoglia ordinaria bontà. Questo Antonio, intimo amico del mio signore, deve di sicuro assomigliargli. E se è così, piccolo il costo sopportato per sottrarre questa immagine specchiata del mio amato a un'infernale crudeltà. Lorenzo, affido a voi il governo e la direzione della mia casa finché non torni il mio signore. Io ho fatto un voto segreto al cielo di vivere in preghiera e meditando in compagnia della sola Nerissa fino al ritorno di suo marito e del mio signore. C'è un monastero a 2 miglia di qui, staremo là. Vi prego, non rifiutate questa incombenza che vi viene affidata per amicizia e necessità. Con tutto il cuore, signora. Obbedirò ad ogni vostro ordine. La gente di casa sa della mia decisione e obbedirà a voi e Jessica. E Jessica, come se foste il signor Bassani e me. Addio, dunque, finché non ci rivedremo. Sereni pensieri ed ore felici vi accompagnino. Auguro a vostra signoria ogni gioia del cuore. Vi ringrazio degli auguri, li ricambio con gioia. Addio, Jessica. Baldassare. Ti ho saputo sempre fedele e onesto, dammene conferma. Prendi questa lettera e fai di tutto per arrivare presto a Padova. Consegnale in mano a mio cugino, il dottor Bellario. E attento, le carte e i vestiti che ti darà, portali veloce come il vento al traghetto che fa servizio pubblico per Venezia. Non perdere tempo in parole. Corri, io sarò là prima di te. Signora, vado con la dovuta fretta. Nerissa,
Vieni, ho in mente un piano che ancora non conoscere, vedere i miei mariti prima che se li immaginino. Essi ci vedranno? Ci vedranno, Nerissa, ma con abiti tali che dovranno pensarci fornite di quello che ci manca. Scommetto con te qualsiasi cosa che vestiti tutto giù da giovanotti, io sarò il più bello dei due e porterò il pugnale con più eleganza. E faremo la voce incrinata dei ragazzi che si fanno uomini. Come? Ci faremo due uomini? Zitta. Se ti sentisse qualcuno che lo interpreta in modo sconcio. Vieni, ti dirò tutto il mio piano sulla carrozza che ci attende al cancello del parco. Perché stiate lì? I peccati del padre ricadranno sui figli. Ed è per questo che ho paura per voi. Con voi sono sempre stato sincero. Sì? Ed è per questo che ora vi dico la mia agitazione sulla faccenda. E per questo stai allegro, perché è sicuro che siete dannata. C'è solo una speranza che può tirarvi su, che però è una sorta di speranza bastarda, ecco. E quale speranza sarebbe, Lancillotto, per favore? Potete sperare intanto che non vi ha fatto vostro padre, che non siete la figlia del giudeo, ecco. Proprio una speranza bastarda. Ma allora ricadrebbero su di me i peccati di mia madre. E ho proprio paura che siete dannata due volte, dal padre e dalla madre. Così in seguito, Shylock, vostro padre, ricavo in Carini, vostra madre, dannata in tutti i due casi, ecco. Mi salverà mio marito, lui mi ha fatta cristiana. Ma è proprio lui che ha più colpa di tutti. Prima dei cristiani eravamo abbastanza da starci appena appena uno accanto all'altro. Costa far nuovi cristiani, farà alzare il prezzo dei porchi. E se mangeremo tutti carne del porco, presto non potremo comprare neanche lardo da fare sui carboni, ecco. Lancillotto, riferirò a mio marito quel che dici, è quello che viene. Presto diventerò geloso di te, Lancillotto, se continui a incantonare mia moglie. No, no, Lorenzo, io e Lancillotto abbiamo litigato. Lui dice chiaro e tondo che non troverò misericordia in cielo perché sono figlia dell'ebreo. E dice anche che tu non sei un buon cittadino della Repubblica, perché convertendo gli ebrei al cristianesimo fai salire il prezzo del maiale. Potrò renderne conto alla Repubblica più di te, Lancillotto, che hai fatto mettere su pancia ad una serva negra. Se la mora è incinta, è colpa tua, Lancillotto. Sarebbe brutto se la mora fosse morale, ma se fosse una femmina meno che morale, sarebbe sempre più morale di quel che dico io, ecco. Ogni sciocco sa far giochi di parole. Credo che presto il cervello più fine si ridurrà al silenzio e il parlare sarà encomiabile solo dei pappagalli. Va dentro, gaglioffo. E di che si preparino per la cena. Sta fatto, signor, hanno tutti fame. Santo Dio, che spirito. E allora di che preparino la cena. Sta fatto, signor, mancano solo i coperti. E tu che aspetti? Ah, mi coverto, signor. No, conosco il mio dovere di servo. Ancora battute. Vuoi far mostra di tutta la tua spiritosaggine in un colpo solo. Fammi il favore di capire chi parla chiaro. Va dai tuoi compagni, di loro di preparare la cena, di servire le vivande. Noi verremo a cena. La tavola, signor, sarà servita. E le vivande, signor, saranno imbandite. E quanto al vostro venire a cena, regolatevi il vostro capriccio e fantasia. Che belle sottigliezze. Lo sciocco si è ficcato in testa un sacco di spiritosaggini. Ma io ne conosco troppi di buffoni, anche in posti migliori di questo, che per i giochi di parole sfidano il buon senso. Come stai, Jessica? Dimmi la tua opinione, dolce. Ti piace la moglie del signor Bassanio? Oltre ogni dire, mi par giusto che Bassanio conduca vita irreprensibile. Benedetto com'è da questa moglie, trova qui in terra le gioie del cielo. E se non se lo merita qui sulla terra, in paradiso non ci arriverà mai. Se due nomi giocassero una partita in cielo e la posta fossero due donne terrestri e Porzia una di loro, all'altra bisognerebbe aggiungere qualcosa, perché questo povero rozzo mondo non ha chi le stia pari. In me tu hai un marito pari a lei come moglie. Già, ma chiedi anche il mio parere. Subito. Però prima andiamo a cena. No, meglio che ti lodi finché ho fame. No, ti prego, parliamone a tavola. Così qualsiasi cosa tu dica, la manderò giù. Col resto. Bene. Ti servirò a tavola.
Antonio. Sì, vostra serenità. Mi rincresce per te. Ma ti trovi di fronte un avversario di pietra, un miserabile senz'anima, incapace di pietà, privo di ogni briciola di compassione. So che vostra serenità si è prodigata per mitigare il suo rigore, ma perché egli rimane inflessibile e nessun mezzo legale può sottrarmi alla sua perfidia, io oppongo la mia pazienza alla sua furia e sono pronto a sopportare con animo impassibile la rabbia, la violenza del suo livore. Chiamate l'ebreo dinanzi alla corte. È già sulla porta. Viene, mio signore. Fate largo. Che resti al mio cospetto. Shylock, tutti e anch'io pensiamo che tu spinga questa tua malvagità fino al momento estremo per poi mostrare pietà e riconoscenza ancora più straordinarie di questa tua troppo palese e innaturale crudeltà. E mentre tu ora esigi la penale, una libbra di carne di questo povero mercante, poi vorrai non solo proscioglierlo dall'obbligo, ma mosso da umana bontà e carità, gli condonerai una parte del capitale, guardando con occhio pietoso le perdite che gli si sono accumulate di recente sulle spalle. Perdite sufficienti a stroncare un re dei mercanti e a suscitare compassione per il suo stato in petti di bronzo e duri cuori di pietra. Tutti aspettiamo una buona risposta, ebreo. Ho notificato i miei intenti a vostra serenità e sul nostro santo sabato ho giurato di avere la penale prevista dal contratto. Se me la negate, che il danno ricada sui vostri statuti e le vostre libertà. Mi chiedete perché preferisca avere una libra di putrida carne in cambio di 3.000 ducati. Non vi risponderò. Diciamo che mi va così. Basta come risposta. Se la mia casa fosse molestata da un topo e mi andasse di spendere 10.000 ducati per farlo avvelenare, non basta come risposta. C'è chi non può soffrire a tavola il porco servito a bocca aperta, altri danno in ismanie vedendo un gatto ed altri al suono nasale della zampogna non riescono a trattenere l'orina, giacché il desiderio che domina i sensi li regola a seconda di ciò che ama o detesta. La risposta allora, come non c'è vero motivo perché uno non sopporti il porco a bocca aperta, l'altro un gatto innocuo e necessario, un terzo la stridula zampogna e non può trattenersi di cedere all'inevitabile vergogna, così io ne posso, né voglio dare un motivo se non l'odio radicato e la decisa avversione che ho per Antonio per fargli una causa in cui ci rimetto. Va bene la risposta? Non è una risposta, uomo di pietra. Non giustifica la furia della tua crudeltà. Mica devono piacere a te le mie risposte. E si deve uccidere chi non si ama. Chi odia senza voler uccidere? Ma ogni rancore non è subito odio. Come? Vuoi farti mordere due volte dal serpente? Vi prego, state discutendo con un ebreo. È come andare sulla spiaggia e dire all'alta marea di abbassare il suo livello. È come disputare col lupo sul perché abbia strappato la pecora all'agnello. È come cercare di proibire ai pini di montagna di agitare le cime, di stormire quando li investe la raffica del vento. È come tentare l'impresa più ardua, cercare di intenerire quel suo duro cuore d'ebreo. Perciò vi scongiuro, niente più richieste, non usate altri mezzi.
ma con la dovuta rapidità e semplicità che io abbia il giudizio. E l'ebreo ciò che brama. Per i tuoi 3.000 ducati. Eccone 6. Se ognuno dei 6.000 ducati fosse diviso in 6 parti e ognuna fosse un ducato, non li accetterei. Vorrei sempre la penale. Come puoi sperare pietà? Tu che non ne hai. Che giudizio devo temere se non faccio nulla di male? Voi, tra di voi, avete molti schiavi che avete comperati. E come i vostri asini, i vostri cani e muli, li usate in lavori abietti e vili, visto che li avete comperati. E io adesso vi dirò, liberateli, sposateli alle vostre figlie e vostre eredi. Perché farli sudare sotto il carico? Dategli un letto soffice come il vostro, solleticategli il palato con cibi come i vostri. Voi mi risponderete, gli schiavi sono nostri. E così rispondo io. La libra di carne che esigo da lui, l'ho pagata cara. È mia e voglio averla. Se me la negate, infamia sulla vostra legge. I decreti di Venezia non hanno alcuna forza. Io aspetto la sentenza. Ditemi, l'avrò? Il mio potere mi consente di sciogliere questa corte. A meno che Bellario, un valente dottore che ho mandato a chiamare per dirimere la questione, non arrivi quest'oggi. Mio signore, fuori c'è un messo con lettere del dottore appena giunto da Padova. Portateci le lettere. Fatelo entrare. Su, mio caro Antonio, fatti coraggio. L'ebreo avrà la mia carne, ossa, sangue, tutto. Prima che tu versi per me una sola goccia di sangue. Io sono il castrato infetto del gregge, destinato alla morte. Il frutto più debole cade per primo al suolo. E così sia per me. Per te non c'è di meglio, Bassanio, che vivere ancora e comporre il mio epitafio. Vieni da Padova, da parte di Bellario? Sì, vostra serenità. Bellario vi saluta. Perché affili con tanto zelo il tuo coltello? Per levare a questo fallito la mia penale. Non sul cuoio, ma sul cuore. Ebreo crudele, affili il coltello. Nessun metallo, non neppure la mannaia del boia è tagliente quanto il tuo livore. Nessuna preghiera può toccarti. No! Nessuno che il tuo cervello possa escogitare. Che tu sia dannato, odioso cane. La tua vita è un'accusa alla giustizia. Mi fai quasi dubitare della mia fede. Condivido l'opinione di Pitagora, che anime ed animali alberghino nei corpi umani. Il tuo spirito bestiale dimorò in un lupo che fu impiccato per una strage di creature umane. E mentre tu eri ancora nel grembo di quella scellerata di tua madre, penetrò in te. Di lupo sono i tuoi istinti. Sanguinari, famelici, feroci. Se a forza di ingiurie non riesci a infirmare il mio contratto, ti rovini solo il polmone a gridar tanto. Riguardati il cervello, mio buon giovane, o cadrai in rovina irreparabile. Io qui mi appello alla legge. Questa lettera di Bellario raccomanda alla corte un giovane e valente dottore. Dov'è? Aspetto di sapere se siete disposto ad ammetterlo. Con tutto il cuore. Introducetelo cortesemente in quest'aula. La corte intanto udrà la lettera di Bellario. Sappia vostra serenità che al momento di ricevere la vostra lettera mi trovo malato. All'arrivo del vostro messo era però qui da me in visita cortese un giovane dottore di Roma di nome Baldassare. L'ho informato della causa pendente fra l'ebreo e il mercante Antonio e molti libri abbiamo compulsato insieme. Egli conosce la mia opinione e adempierà, invece mia, alla richiesta di vostra serenità. Che i suoi pochi anni, vi prego, non siano ragione e che egli riceva poca riverente stima,
Non avendo io mai conosciuto corpo sì giovane con cervello sì esperto, lo affido alla vostra serenissima condiscendenza. Datemi la mano. Venite da parte del vecchio Bellario? Sì, mio signore. Siate il benvenuto. Prendete posto. Siete al corrente della vertenza che tiene in sessione questa corte? Conosco perfettamente la causa. Chi di loro è il mercante? E chi l'ebreo? Antonio e Shylock. Venite avanti. Voi vi chiamate Shylock? Sì, Shylock. La causa da voi intentata è strana ma regolare. E la legge veneziana non può impedirvi di procedere. Voi siete in suo potere, vero? Sì, così lui dice. Riconoscete l'obbligazione? Sì. Allora l'ebreo deve essere clemente. E chi mi costringe a esserlo? Ditemelo. La clemenza acquista qualità. Non è forzata. Scende come pioggia lieve dal cielo sul terreno sottostante. È due volte benedetta per chi dà e per chi riceve. È più potente nei potenti. Si addice al monarca sul trono più della corona. La clemenza è attributo di Dio stesso. E il potere terreno più assomiglia al potere di Dio quando clemenza tempera giustizia. Perciò, ebreo, pretendendo giustizia, considera che secondo giustizia nessuno di noi avrà salvezza. Noi invochiamo clemenza. E il Pater Noster ci insegna a tutti a far atto di clemenza. Ho parlato tanto per mitigare il rigore della tua pretesa. Se la mantieni, questa rigorosa corte veneziana è costretta a pronunciarsi a sfavore del mercante. Le mie azioni ricadano sul mio capo. Invoco la legge, la penale prevista dal contratto. Non è in grado di versare la somma? Sì. Io qui dinanzi alla corte l'offro per lui, raddoppiata. E se non basta mi impegnerò a ripagargli 10 volte tanto. Pena le mie mani, la mia testa, il mio cuore. E se non basta, vuol dire che la perfidia conculca l'onestà. Vi scongiuro, per una volta piegate la legge alla vostra autorità. Per un atto di grande giustizia, commettete una piccola ingiustizia e bloccate il volere di questo diavolo crudele. Non può essere. Non c'è potere a Venezia che possa cambiare una legge in vigore. Costituirebbe un precedente. Su quella base gli abusi non darebbero lo Stato. Non si può. Un Daniele. Un secondo Daniele venuto a far giustizia. Ah, come ti onoro, saggio e giovane giudice. Vi prego, fatemi vedere l'obbligazione. Eccola, riverito dottore. Eccola. Shylock. Ti si offre 3 volte quel denaro. Ho giurato, giurato, ho giurato al cielo. Dovrò commettere spergiuro? No, per Venezia. L'obbligazione è scaduta. E legalmente l'ebreo può pretendere la libra di carne da lui tagliata vicino al cuore del mercante. Sì, clemente, accetta la somma triplicata. Dimmi di stracciare questa obbligazione. Sì. Quando sarà pagata come dicono le carte. È chiaro che siete un giudice sapiente, conoscete la legge. La vostra interpretazione è stata ineccepibile. In nome della legge di cui siete una colonna benemerita, passate la sentenza. Giuro sull'anima che lingua d'uomo non avrà potere di farmi deflettere. L'obbligazione fa testo. Prego con tutto il cuore questa corte di emettere la sentenza. Allora è questo. Che dovete offrire il petto al suo coltello. Nobile giudice, valentissimo giovane. Quindi scopritevi il petto.
il petto. Sì, com'è nell'obbligazione, vero, nobile giudice, vicinissimo al cuore. Così sta scritto. Proprio così. C'è una bilancia per pesare la carne? È qui pronto. A vostre spese, Shylock, tenete pronto un chirurgo che stagni le ferite perché non muoia dissanguato. È stipulato nel contratto? Non esplicitamente, ma che importa. Per carità dovreste farlo. Non vedo niente. Non c'è nel contratto. Voi, mercante, avete nulla da dire? Ben poco. Sono pronto. E preparato. Bassanio, dammi la mano. Addio. Non affliggerti se per te mi tocca questa sorte. Ricordami alla tua nobile sposa. Narrale la vicenda della fine di Antonio. Dille quanto ti amai. Parla bene di me. E finito il racconto, giudichi lei se Bassanio non è stato amato. Il tuo dolore di dover perdere l'amico fa sì che a lui non duole dover pagare il tuo debito. Se deverò a fondo col coltello quanto basta, lo pagherò subito con tutto il mio cuore. Antonio, sono sposato ad una moglie che mi è cara quanto la vita stessa. Ma la vita, mia moglie e tutto il mondo, non li reputo più della tua vita. Perderei tutto. Tutto sacrificherei a questo demonio, pur di liberarti. Vostra moglie non vi ringrazierebbe troppo se fosse qui a sentir la vostra offerta. Anch'io una moglie. Le dichiaro d'amarla. Vorrei che fosse in cielo. Così potrebbe supplicare un qualche dio di cambiare quest'ebreo ringhioso. È bene fare l'offerta dietro le sue spalle. In casa vi procurerebbe qualche guaio. Ecco i mariti cristiani. Io ho una figlia. Ah, se uno della stirpe di Barabba fosse suo marito, piuttosto d'un cristiano. Ma perdiamo tempo. Su, si proceda alla sentenza. Vostra è una libra di carne di questo mercante qui presente. La corte la giudica e la legge ve la segna. Ottimo giudice. E questa carne dovete tagliarla dal petto. La legge lo consente e la corte la giudica. Dottissimo giudice, che sentenza. Su, preparatevi. Un momento, c'è qualcos'altro. Questa obbligazione non ti dà una goccia di sangue. Dice espressamente una libra di carne. Prenditi dunque la penale. Prenditi la tua libra di carne. Ma se tagliandola versi una sola goccia di sangue cristiano, per la legge veneziana le tue terre e i tuoi beni ti sono confiscati a favore della Repubblica. Ottimo giudice. Guarda, ebreo, che dotto giudice. È questa la legge. Potrai vederne il testo. Tu che solleciti giustizia, sta sicuro, ne avrai più di quanta ne desideri. Dotto giudice. Guarda, ebreo, che giudice sapiente. Allora accetto l'offerta. Pagatemi 3 volte la somma e liberate il cristiano. Ecco i soldi. Piano, non c'è fretta. L'ebreo deve avere giustizia completa. Non deve avere altro che la penale. Un giudice probo. Un giudice sapientissimo. Eh, ebreo? Quindi preparati a incidere la carne. Non versare sangue. E non tagliare né più né meno d'una libra esatta. Se prendi più o meno di una libra, anche quanto basta determinare nel peso un minimo di eccesso o di difetto, anche della frazione della 1/20 parte di un grammo, anzi, se la bilancia pende solo di un capello, tu muori e tutti i tuoi beni ti sono confiscati.
Un Daniele! Un secondo Daniele, ebreo! Adesso t'ho beccato, miscredente. Perché esita l'ebreo? Prenditi la penale. Datemi il capitale, lasciatemi andare. L'ho qui pronto per te, eccolo. L'ha rifiutato in piena corte. Avrà solo giustizia e ciò che gli spetta per contratto. Un Daniele, ripeto, un secondo Daniele. Ti ringrazio, ebreo, d'avermi insegnato quel nome. Non avrò neppure il mio nudo capitale? Non avrai altro che la penale, ebreo, da prendersi a tuo rischio. Il diavolo gliene faccia buon pro. Non starò più a discutere. Aspetta, ebreo. La legge è un altro appiglio su di te. È stabilito dalle leggi di Venezia che se c'è la prova che uno straniero, direttamente o indirettamente, attenta alla vita di un cittadino veneziano, alla persona contro cui ha tramato spetterà metà dei suoi beni, mentre l'altra metà va alle casse private dello Stato. E la vita del reo è alla mercé soltanto del doge, senza appello. Io affermo che tu ricadi in tale situazione, giacché appare in modo flagrante che direttamente o indirettamente hai attentato contro la vita stessa dell'imputato e sei incorso nella colpa che ho appena ricordata. In ginocchio e invoca clemenza dal doge. Supplica che tu ti possa impiccare da solo. Già, ma con tutti i tuoi beni confiscati non puoi nemmeno comprarti una corda e quindi dovrai essere impiccato a spese dello Stato. Perché tu veda quanto sono diversi i nostri animi, ti risparmio la vita prima che tu me lo chiedi. Metà dei tuoi beni vanno ad Antonio, l'altra metà allo Stato. La tua sottomissione può tramutare la confisca in un'ammenda. La parte dello Stato. Non quella di Antonio. Ma prendetevi la mia vita. È tutto. Non risparmiatemela. Vi prendete la casa se togliete il sostegno su cui regge. Vi prendete la vita se mi togliete i mezzi con cui vivo. Che grazia puoi concedergli, Antonio, in segno di clemenza? Un capestro gratis, nient'altro, per Dio. Se vostra serenità e questa corte gli condonano l'ammenda di metà dei suoi beni, io ne sarò felice. A patto però che si affidi a me l'altra metà in usufrutto, da consegnarsi alla sua morte al gentiluomo che di recente gli rapì la figlia. A patto inoltre che per questa grazia egli si faccia subito cristiano. A patto infine che in questa corte firmi una donazione di tutto quanto possiederà la sua morte a favore di suo genero Lorenzo e di sua figlia. Lo farà, altrimenti revoco la grazia che ho qui appena pronunciata. Ti contenti, ebreo? Che cosa dici? Sento. Scrivano, stendi l'atto di donazione. Vi prego, lasciatemi andare. Non mi sento bene. Mandatemi a casa l'atto. Lo firmerò. Va, ma vada di firmarlo. Al battesimo avrai due padrini. Fossi stato io il giudice, ne avresti avuti 12 per condurti alla forca, non al fonte. Signore, vi invito a cena a casa mia. Chiedo umilmente scusa, vostra serenità. Questa sera devo tornare a Padova e mi conviene partire subito. Mi dispiace che non abbiate tempo. Antonio, ricompensa questo gentiluomo. A parer mio, gli siete molto obbligato. Ma
Benissimo, signore. Grazie alla vostra dottrina, io e il mio amico siamo scampati oggi a dolorose conseguenze. In compenso, contraccambiamo la vostra cortese fatica coi 3.000 ducati dovuti all'ebreo. E vi saremo sempre ancora obbligati in affetto e servigi. È ben ripagato, chi è soddisfatto. Avendovi liberato, io sono soddisfatto. E di ciò mi ritengo ripagato. Non ebbi mai animo venale. Riconoscetemi quando ci incontreremo. Vi auguro ogni bene e mi congedo. Buon signore, devo insistere ancora. Accettate da noi un ricordo, come omaggio, non come compenso. Fatemi due favori, di non rifiutare e di perdonarmi. Poiché insistete tanto, devo cedere. Datemi i vostri guanti, li porterò in ricordo. E per amor vostro prenderò quest'anello. Non ritirate la mano, solo quello. E per amore non potete rifiutarmelo. Quest'anello, signora, ma è cosa da nulla. E donarvelo sarebbe una vergogna. Non accetterò altro che quello. E adesso mi sembra proprio di volerlo. Buon signore, quest'anello fu un dono di mia moglie. E nel darmelo ella mi fece giurare che non l'avrei mai perso, venduto o dato via. Questa scusa serve a molti per risparmiare regali. Se vostra moglie non è matta, sapendo come vi sono meritato l'anello, non vi sarebbe eterna nemica per avermelo dato. Bene, la pace sia con voi. Caro Bassanio, concedigli l'anello, i suoi meriti e il mio amore prevalgano contro l'ingiunzione di tua moglie. Va, Graziano, corri, raggiungilo, dagli l'anello. E se puoi, invitalo da Antonio. Su, svelto. Vieni, Antonio. Noi due andremo subito a casa e domattina, presto, voleremo a Belmonte. Chiedi della casa dell'ebreo, dagli quest'atto e faglielo firmare. Partiremo stasera, saremo a casa un giorno prima dei mariti. Lorenzo gradirà la donazione. Signore! Signore, per fortuna vi ho raggiunto. Dopo maggior riflessione, il signor Bassanio vi manda quest'anello. E a cena vorrebbe il piacere della vostra compagnia. Non è possibile. Ma l'anello l'accetto con molta gratitudine e vi prego di riferirlo. Per favore, mostrate la casa del vecchio Shylock al mio aiutante. Sarà fatto. Una parola, signore. Voglio vedere se riesco a farmi dare l'anello di mio marito, che gli ho fatto giurare di conservare per sempre. Sono sicura che ci riuscirai. Vai in fretta, sai dove ti aspetterò. Andiamo, signore. Volete indicarmi la casa? Guarda la luna come splende. In una notte così, con gli alberi teneramente baciati dalla dolce brezza, che neppure stormivano. In una notte così, Troilo, credo, salì sulle mura di Troia a sospirare dal profondo dell'anima verso le tende greche dove giaceva Cressida quella notte. In una notte così, Tisbe timorosa corse lieve sulla rugiada, ma prima del leone vide la sua ombra e fuggì via sgomenta. In una notte così restò Didone con un tralcio di salice in mano sulla riva del mare sconfinato a richiamare a Cartagine il suo amore. In una notte così Medea raccolse le erbe incantate per ringiovanire il vecchio Esume. In una notte così la bella Jessica rubò in casa del ricco ebreo e con un amante squattrinato fuggì da Venezia fino a Belmonte. In una notte così il giovane Lorenzo le giurò d'amarla immensamente, rubandole il cuore con mille promesse d'eterna fedeltà. E tutte false. In una notte così la bella Jessica, come una bisbetichina, calunniò il suo amante. Ma lui le perdonò. Ti supererei a forza di belle notti se non venisse nessuno. Ma ascolta, sento i passi di un uomo. Chi viene così in fretta nel silenzio della notte? Un amico. Mi chiamo Stefano e porto notizia che prima dell'alba la mia padrona sarà qui a Belmonte. Per la strada va da una croce all'altra inginocchiandosi a implorare un felice matrimonio. E chi l'accompagna? Solo un santo eremita e la governante. Vi prego, è tornato il mio padrone? No, ne ho avuto sue notizie. Ma entriamo, Jessica, ti prego, e prepariamo un degno benvenuto alla padrona di casa. Sola, sola, sola! Chi vi ha? Avete visto Barolo Ressa?
Farò Lorenzo! Smettila di strepitare, è qua! Dove? Qua! Ah! Andate a dirgli che è arrivato un corriere con corno pieno di buone notizie. Paron Bassanio sarà qua prima di giorno. Solla, solla. Entriamo ad aspettarli, amore. Ma no, che importa, perché entrare? Amico Stefano, avvertite in casa che la padrona sta arrivando. E fate venire qui fuori i suonatori. Con che dolcezza la luna si è assopita su questa sponda. Sediamoci qui e lasciamo che il suono della musica giunga leggero alle nostre orecchie. Notte e silenzio sospeso si addicono agli accordi della dolce armonia. Siedi, Jessica. Guarda come la volta del cielo è tutta costellata d'oro splendente. Non c'è minima stella che tu contempli che nel suo moto non canti come un angelo in un coro di cherubini eternamente giovane. Questa armonia è in ogni anima immortale, ma finché rozzamente la richiude questa nostra corrotta veste di fango, noi non riusciamo ad udirla. Suonate. Risvegliate Diana con un inno. Note soavi giungano all'orecchio della padrona. Riportatela a casa con la musica. Perché i tuoi sensi sono sul chi vive. Guarda, una mandria scatenata, selvaggia, un branco di giovani e indomiti puledri che saltano a rotta di collo, nitrendo e mugghiando, perché così è detta la natura ardente del loro sangue. Se per caso giunge al loro orecchio lo squillo di una tromba o un'aria musicale, vedrai che di colpo si fermano tutti, con gli occhi focosi, ammansiti dal dolce potere della musica. Perciò il poeta immaginò che Orfeo smuovesse alberi, pietre, fiumi, perché non v'è nulla di così inerte, di così duro e rabbioso, di cui la musica non trasformi la natura. L'uomo che non ha musica nel cuore è adatto a tradimenti, inganni, rapine. I moti del suo animo sono spenti, come la notte, e i suoi appetiti sono tenebrosi, come l'erba. Non fidarti di lui. La luce che vediamo arde nella mia sala. Come arriva lontano il piccolo lume. Così nel tristo mondo brilla una buona azione. Al chiaro di luna non vedevamo il lume. Così lo splendore più grande e oscuro è il più piccolo. Ascolta, musica, sono i musici di casa vostra, signora. Nulla, io credo, vale in sé senza confronto. Mi paiono suoni più dolci che di giorno. E il silenzio conferirgli questa qualità. Quante cose attingono, grazie al momento favorevole, giusto valore e vera perfezione. Dorme con indignone e non vuole essere svegliata. Se non sbaglio la voce di Porzia. Mi riconosce come il cieco riconosce il cuculo dalla voce importuna. Bentornata, cara signora. Abbiamo pregato per il bene dei nostri mariti e speriamo che grazie alle nostre preghiere tutto sia andato per il meglio. Sono tornate? Non ancora, ma un messaggero è giunto ad annunciare il loro arrivo. Vai dentro, Nerissa. E ordina ai serbi di non fare parola che siamo stati via. E neanche voi, Lorenzo. O voi, Jessica. Ecco vostro marito. Odo la sua tromba. Non faremo la spia, non temete, signora. Questa notte, direi, è come un giorno malato. Sembra più pallida. È come un giorno
un giorno in cui il sole sia nascosto. Sarebbe giorno qui come agli antipodi, se tu uscissi quando manca il sole. Do volentieri luce, ma non voglio essere luce, perché una moglie troppo in luce era buio a marito. E mai Bassanio deve essere buio per me. Ma Dio dispone. Bentornato a casa, mio signore. Grazie, signora. Accogli il mio amico. Questo è l'uomo. Questi è Antonio, cui sono infinitamente legato. In ogni senso devi essergli legato. So che lui si è molto obbligato per te. Ma ne ha avuta piena ricompensa. Benvenuto a casa nostra, signore. Lo si vedrà non soltanto a parole, perciò risparmio fiato e cerimonie. Per quella luna giuro che mi fai torto. L'ho dato proprio al giovane del giudice. Per me vorrei che chi ce l'ha fosse castrato, visto che te la prendi tanto. Già una lite. E per che cosa? Per un cerchietto d'oro. Un anellino che mi diede con un motto in tutto simile ai versi da rotino incisi sui coltelli. Amami e non lasciarmi mai. Che c'entra il motto e il valore? Mi giurasti quando te lo diedi che l'avresti conservato fino alla morte, che ti avrebbe accompagnato nella tomba. E se non per me, per i tuoi focosi giuramenti avresti dovuto aver riguardo e conservarlo. Darlo al giovane d'un giudice? No. Dio sia il mio giudice. A quel giovane non crescerà mai un pelo sulla faccia. Invece sì, se campa fino a diventare uomo. Sì, se una donna può diventare uomo. Ma su questa mano l'ho dato a un giovane, uno sbarbatello, uno sgorbito non più alto di te. Lo scribacchino del giudice che non stava mai zitto e lo voleva come ricompensa. In coscienza, non potei dirgli di no. Hai fatto male. Devo essere sincera. A separarti con tanta leggerezza dal primo regalo di tua moglie, che ti era stato messo al dito con giuramenti e come inchiodata la carne dalla fede data. Io ho donato al mio amore un anello e giurerei per lui che non lo darebbe via, né lo toglierebbe dal dito per tutto l'oro del mondo. Davvero, Graziano, dai a tua moglie un grave motivo di dolore. Se fosse il mio caso, ne sarei furibonda. Farei meglio a tagliarmi la sinistra e giurare che ho perso l'anello difendendolo. Il mio signor Bassanio diede via il suo anello al giudice che glielo chiese, che pure se lo meritava. E dopo il suo scrivano, che aveva scritto tanto, chiese il mio. E sia lui che il suo padrone vollero accettare solo i due anelli. Quale anello gli desti, mio signore? Non quello, spero, avuto da me. Se è una colpa sapessi aggiungere una bugia, lo negherei, ma vedi che il dito non ha più l'anello. Se n'è andato. E così vuoto di verità è il tuo falso cuore. Per il cielo, non entrerò più nel tuo letto finché non rivedrò l'anello. Né io nel tuo finché non rivedrò il mio. Ma dolce Porzia, se tu sapessi a chi ho dato l'anello, se tu sapessi per chi ho dato l'anello, immaginassi per che cosa ho dato via l'anello? Quando non vuole accettare altro che l'anello, non te la prenderesti tanto a cuore? Se tu avessi saputo il valore dell'anello, o metà dei meriti di chi ti diede l'anello, e com'era questione d'onore conservare l'anello, non ti saresti separato dall'anello. Nerissa mi insegna cosa credere. Potessi morire se quell'anello non ce l'ha una donna. No, sulla mia anima, signora. Sul mio onore non l'ha una donna, ma un dottore in legge che rifiutò i 3.000 ducati che gli offrivo e mi chiese l'anello. Io glielo negai lasciando che se ne andasse via dispiaciuto lui, che aveva salvato la vita stessa del mio caro amico. Che devo dire, mia signora? Dovetti farglielo avere, spinto da vergogna e cortesia. Il mio onore non poteva macchiarsi di tanta ingratitudine. Perdonami, cara. Per queste benedette stelle della notte. Se fossi stata presente là, credo che mi avresti chiesto tu l'anello per darlo a quel degno dottore. Che il dottore non entri mai a casa mia. Visto che è il gioiello che mi era tanto caro e che tu giurasti di tener sempre per me, io diverrò generosa come te. Non gli negherò nulla di quel che ho, nulla. Né il mio corpo, né il letto di mio marito. Lo conoscerò.
Sono sicura che lo conoscerò. Non dormire una sola notte fuori di casa. Sorvegliami con 100 occhi di Argo, altrimenti se resto sola sul mio onore. Che ancora io, con quel dottore, dividerò il mio letto. Ed io con lo scrivano. Quindi stai bene attento se mi lasci custode di me stessa. Fai bene, ma che io non lo sorprenda, perché sennò gli spunterò la penna. Io sono la causa infelice di queste viti. Non vi affliggete, signore. Voi siete in ogni caso il benvenuto. Portia, perdonami questo torto forzato. E ti giuro davanti a tutti questi amici che mai più romperò un giuramento che ti faccio. Io una volta diedi impegno il mio corpo per il suo bene. E se non fosse stato per colui che adesso ha l'anello di vostro marito, sarei finito male. Oso impegnarmi ancora, pena la mia anima, che il vostro signore coscientemente non mancherà mai più alla parola data. Voi gli sarete garante. Dategli questo e ditegli di conservarlo meglio dell'altro. Ecco Bassanio. Giura di conservare questo anello. Ma è lo stesso che ho dato al dottore. E lo è di da lui. Perdonami, Bassanio, per quest'anello il dottore ha dormito nel mio letto. Perdona anche me, caro Graziano, perché quello sgorbietto, lo scribacchino del dottore, in cambio di questo, iersera ha dormito con me. Ma è come riparare strade d'estate quando non sono ancora disestate. Siamo cornuti, ancor prima di meritarcelo. Non siate così volgari. Siete tutti stupefatti. Ecco una lettera. Leggetela con comodo. Viene da Padova, da parte di Bellato. Vi scoprirete che Porzia fu il dottore. E Nerissa lo scrivano. Lorenzo testimonierà che partì subito dopo di voi e sono appena tornata. Non sono ancora entrata in casa. Antonio, siete il benvenuto. E per voi ho in serbo notizie migliori di quanto vi aspettiate. Aprite questa lettera e vedrete che 3 delle vostre ragusee sono giunte inaspettate in porto col ricco carico. Non saprete mai che strana coincidenza mi ha messo in mano questa lettera. Sono senza parole. Eri tu il dottore ed io non ti ho riconosciuto. Tu lo scrivano che mi farà cornuto. Sì, ma che non ci pensa proprio. A meno che non viva tanto da diventare uomo. Caro dottore, divideremo il letto. In mia assenza. Dormi pure con mia moglie. Gentile signora, voi mi ridate la vita di che vivere. Leggo qui che di sicuro le mie navi sono giunte salve in rada. E voi, Lorenzo? Il mio scrivano ha buone notizie anche per voi. Già, e gliele darò senza compenso. Ecco, consegno a te e a Jessica da parte del ricco ebreo uno speciale atto di donazione in morte di tutto quello che possiederà alla sua morte. Belle signore, ma voi fate piovere la manna davanti agli affamati. È quasi mattina. Ma sono sicura che di questi avvenimenti non tutto vi è chiaro. Entriamo in casa e là sottoponeteci interrogatorio. A tutto risponderemo sinceramente. Va bene. Il primo interrogatorio a cui sottoporrò la mia Nerissa è se preferisce attendere fino a domani sera alzata o andare a letto prima che stanotte sia passata. Ma se fosse ormai giorno vorrei che volassero le ore per coricarmi con lo scrivano del dottore. Beh, finché vivrò, una cosa avrò ben fissa. Custodir bene il cerchietto di Nerissa.